Io credo che dopo il 25 settembre noi avremo in Italia una situazione confusa. And I also want to thank our outgoing leader, my friend Boris Johnson. Alzi la mano chi ha la bolletta almeno raddoppiata rispetto all'anno scorso. Questa grave recessione la pagheremo noi, la stiamo pagando già noi. Non mi interessano i russi, i finlandesi, i cinesi, gli esquinesi. Non, mio interesse non è distruggere il Partito Democratico, non me ne importa niente. Non pare. Una serie infinita di giochetti. L'Italia Democratica e Progressista di Enrico Letta non è l'Italia oscurantista e reazionaria di Salvini e della Meloni. Secondo me uno che dice una roba del genere è il primo degli ignoranti. Destra, sinistra, fascisti, comunisti. Partiti, sottopartiti, partitini. Noi non possiamo essere disponibili a raffazzonamenti last minute. Guarda, no. Giusto. Ci conto davvero. E saluti alla mamma che si sta seguendo da casa. Buongiorno, ben ritrovati amici miei, mala tempora curro. Ogni giorno la situazione sempre più critica. Ieri Putin ha minacciato senza mezzi termini di tenere i rubinetti del gas chiusi se l'Europa non toglierà subito le sanzioni. Immediatamente il prezzo del gas è schizzato alle stelle, come era prevedibile, e le borse sono precipitate. Nel paese monta sempre di più una forte, fortissima preoccupazione ed è impossibile non rendersene conto. Temo tra l'altro che questa preoccupazione molto presto diventerà rabbia. Servirebbe una guida ferma e sicura, ma noi questa guida non ce l'abbiamo. Il governo c'è, ma non ci fa. Del resto è in carica solo per gli affari correnti, ricordiamolo. Abbiamo invece una campagna elettorale in corso e il nuovo premier, se tutto va bene, sarà a Palazzo Chigi ai primi di novembre. E allora io oggi voglio rivolgermi direttamente a Mario Draghi. Presidente, se ci sei, batti un colpo, spiega bene agli italiani con chiarezza cosa si può fare e cosa no, cosa puoi fare tu e cosa no. Perché se siamo dentro una tempesta perfetta abbiamo almeno il diritto di sapere se l'Italia è una nave o una barchetta in balia delle onde. Ne parlo subito con i miei ospiti, vedo che sono già arrivati, lo vedo già pronto, Luigi De Magistris, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, De Magistris. Grazie. Vedo Marcello Sorgi, welcome Marcello, Marcelli anzi, come Giuseppi, ormai fatto, tutto così. Ti hai fatto temere con l'incendio di Pantelleria. Viva, vegeta. Viva, vegeta, esatto. In gran forma. Salva. Va bene, allora, è una giornata particolare questa, perché mi sembra che insomma è cambiato il dibattito anche della campagna elettorale, nel senso che questo tema del gas è un tema che è diventato il problema e come dicevo prima il countdown vero non è tanto con le elezioni ma è con cercare di capire come e quando succederà qualcosa per fermare tutto ciò, cosa molto complicata con un governo che sono in carica per gli affari correnti. Vedo già pronti i miei due amici direttori, Augusto Minzolini, direttore del giornale. Ciao. Buongiorno, ben trovato. Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it. Ben ritrovati. Ciao. Entrambi. Sono molto contenta di avermi con me stamattina, anche perché è una mattinata, come sempre, un po' complicata. Tra l'altro, devo dirvi una piccola cosa. Sono arrivata ieri, ho capito che i toni sono già davvero tesissimi. Cioè, molto friccicarella questa campagna elettorale. Ieri sono volate parole grosse anche in questo studio, cosa che non mi piace mai, perché tengo molto all'educazione studio, alla civiltà del dibattito. Purtroppo un mio amico che è Alan Friedman ha detto due cose fuori luogo, nel senso che ha detto che Guido Crosetto è un mercante d'armi, Guido Crosetto è un imprenditore che non ha mai fatto il mercante d'armi, e ha detto che Giorgia Meloni al comizio di Vox urlava come una pescivendola. Sapete bene che sono state tante le critiche a quel comizio, ma naturalmente definirla pescivendola è una cosa molto sgradevole, specie nei confronti di una donna. Quindi io spero che da oggi in poi tutti moderino i termini, voi insomma in primis, voi quattro che siete così carini e educati, possiamo dire le nostre idee con grande forza, senza, esatto, dover insultare nessuno. Veniamo a noi. Sapete che faccio? Vi faccio vedere una cosa. Tutto quello che è successo ieri, le borse ieri sono scese a Milano del -2%, a Francoforte del -0,2%, e intanto Peskov, il portavoce del Cremlino, ha detto che le forniture del gas riprenderanno solo quando ci sarà uno stop alle sanzioni. Che si può fare? Parto da te, Marcello, perché abbiamo un governo, il migliore dei migliori, a Palazzo Chigi, però fa gli affari correnti. Gli altri sono in campagna elettorale. Di Maio ha lanciato una proposta di bloccare le bollette fino a Natale, ma io ho parlato ieri con alcuni
negozianti, imprenditori che dicono: a noi serve oggi una risposta, già la bolletta del mese di agosto non riusciamo a pagarla. È difficile secondo me spiegare ai negozianti, a quelli che ricevono una bolletta particolarmente alta perché hanno un esercizio e quindi consumano più energia, è difficile spiegargli che un governo solo non può fare quasi niente, né il governo attuale che è in carica come sappiamo per gli affari correnti, né quello che verrà. È una questione talmente grossa che bisogna sperare che l'Europa nel suo insieme riesca ad agire e in questo modo ad avere un peso maggiore nei confronti di Putin, perché Putin può dire quello che vuole, ma perdere un cliente come l'Europa, il suo più grosso cliente, bruciare tutto il gas che fino a qualche settimana fa distribuiva all'Europa, insomma ci dovrebbe pensare un pochettino. Quindi tu dici in fondo Putin fa la voce grossa ma non è così forte come vuol farci credere, no? In qualche modo. No, questo non lo so perché sai Putin non ragiona, quindi è difficile. Se fosse una persona che ragiona sicuramente ci dovrebbe pensare prima di perdere il suo primo cliente, diciamo, anche se questo cliente ovviamente non può pagare i prezzi folli che vengono richiesti in questo momento. Allora, vedo che è arrivato anche Armando Siri, lo saluto, buongiorno, ben trovato Armando Siri, deputato, insomma, candidato con la Lega naturalmente. Le faccio sentire cosa ha detto ieri a Bolzano il suo leader Matteo Salvini, perché appunto secondo Salvini la soluzione è una sola, quella di eliminare le sanzioni alla Russia. Come ben sappiamo invece c'è una gran parte di opinione pubblica, ma anche di politica, che non è d'accordo, in primis la Meloni. Sentiamo. Le bollette della luce e del gas sono un'emergenza nazionale. Letta ride e dice che dipende dalla Russia, e 5 Stelle, tutti gli altri. Qua prima finisce questa stramaledetta guerra, meglio è per tutti, però l'Europa che impone le sanzioni per fermare la guerra è la stessa Europa che ha il dovere di aiutare le famiglie e i lavoratori italiani a pagare le bollette della luce e del gas. Non può essere Bolzano a pagare per le sanzioni decise a Bruxelles. Allora, che sia un'emergenza nazionale è poco ma sicuro, però come si affronta? Sento subito anche, a parte che De Magistris, voglio dirlo perché insomma è l'ex sindaco di Napoli, lo conosciamo tutti, ma oggi è leader di Unione Popolare, che è il nuovo movimento che mette insieme una serie di componenti della sinistra, da Potere al Popolo, a Manifesto, a Rifondazione Comunista e varie associazioni, insomma si candidano alle elezioni e poi arriveremo anche lì. Però sento subito Minzolini e Gomez su questo, cioè quali sono le soluzioni a breve, cosa si può chiedere oggi al governo, a Draghi, e anche perché appunto, lo dicevo prima Augusto, il governo finché si insedia tutto, la gente è già fallita, ha già chiuso le saracinesche. Io sono del parere che gli affari correnti prevedono anche un intervento su un'emergenza come questa, cioè secondo me noi restiamo lì a guardare, diciamo, il pelo nell'uovo, cioè nel senso è evidente che un governo che sta lì, altrimenti non si capisce che ci sa fare, Draghi. Per cui togliamo questa storia degli affari correnti. Seconda cosa su cui io rifletterei, anche poi rispetto a quello che devi fare, questo atteggiamento di Putin, perché sono d'accordo con Marcello, lui ci rimette qualcosa, dimostra anche che c'è una situazione estremamente problematica per la Russia. Un po' questo lo capisci dal quello che avviene sul campo, nel senso noi stiamo assistendo a una controffensiva ucraina, ma in ogni caso si è bloccato, cioè la possibilità di espandersi da parte dei russi in territorio ucraino è venuta meno. Allora, da questo punto di vista che cosa? È chiaro che lui tenta il tutto per tutto, lo tenta ora per ovvi motivi, perché è in questa situazione, lo tenta anche perché se c'è una cosa che può fare è quello di dividere l'Europa. Si è parlato nei mesi scorsi tanto, diciamo, di interferenze russe nella campagna elettorale. Questa è l'interferenza. Destabilizzare un paese con un tipo di posizione così dura e rigida rispetto al gas è la cosa migliore se vuoi intervenire. Scusa, ma quindi Salvini si sta prestando però alle pressioni russe? No, non si sta, perché modo. Guarda, ascolta bene Salvini. Adesso non voglio difendere Salvini, tu lo sai, io sono su per le sanzioni e penso che in questo momento devi tenere il punto. Che cosa dice Salvini, se ho ben capito? Dice: si vogliono le sanzioni, è chiaro che però tu devi intervenire, nel senso noi siamo in una sorta di guerra, anche una guerra economica, lo dimostra l'atteggiamento di Putin, quindi in questa fase tu devi
fare in modo che non siano, diciamo, le nostre imprese a pagare per la guerra. Significa che devi avere un rapporto diverso e devi fare una battaglia in Europa perché si faccia qualcosa ora, e il governo deve prendersi delle responsabilità anche dal punto di vista, non so se lo scostamento di bilancio o quant'altro. Ah. Perché è chiaro che la situazione l'abbiamo ora da qui ai prossimi 3 mesi, è questo il punto di svolta. Allora, scusatemi, devo fare un ulteriore, voglio entrare un attimo sul tema Russia-Lega, perché tanto è un tema sul tappeto. Cioè, la verità è che in questa campagna elettorale Salvini ha deciso di smarcarsi anche rispetto agli alleati, perché è l'unico a dire che le sanzioni vanno tolte, non lo dice né la Meloni. Ieri devo dire, Fratelli d'Italia, qua Guido Crosetto, Daniela Santanchè hanno ribadito che le sanzioni sono sacrosante. Però dall'altra parte, secondo anche un sondaggio di oggi, pare che nel centrodestra siano molti gli elettori che la pensano così, quindi forse lui parla a un pezzo di paese. Però è anche vero che esiste ormai un'ombra molto molto grande, no, sul rapporto tra la Lega e la Russia. C'è questa storia di questo patto, di questo accordo sottoscritto nel 2017 da Matteo Salvini con Russia Unita. Che ne pensi, Peter? Poi sentiamo anche Siri, ovviamente. Però insomma, e questo è un tema in questa campagna elettorale? Certo che è un tema. Allora, il punto è che l'analisi che fa Salvini su quello che sta pagando l'Italia e tutta Europa rispetto alle sanzioni è un'analisi corretta. Ha un torto Salvini quando dice che la Russia non ha conseguenze. Ha delle conseguenze, ma ha molte meno conseguenze di quanto non fosse previsto. Previsto da chi? Da Letta, da Draghi, da tutti, buona parte degli osservatori che sostenevano, ho le frasi testuali, ma evitate che io le legga, addirittura durante questa primavera e questa estate, che con queste sanzioni la Russia sarebbe andata a carte 48 nel giro di pochi giorni. Sì, ieri Salvini ha ritwittato detto quel tweet di Letta che diceva sarà in ginocchio solo, la Russia. Ma non solo, ce ne sono molti altri, ce ne sono anche molti di Draghi, perché molti interventi di Draghi in questo senso ci sono stati. Vi ricordo, il fatto però è che a questo punto le sanzioni l'Europa non le può più togliere. Quindi è inutile stare a discutere perché non le può più togliere, perché sarebbe una vittoria di Putin, perché l'Europa tutti insieme non lo farebbe mai. È vero però un'altra cosa che può fare l'Europa. L'Europa può fare quello che era stato chiesto da chi sosteneva che le sanzioni erano eticamente giuste, ma che mai nella storia erano servite per piegare un paese, e io ero tra questi e l'ho detto anche in questa trasmissione, sì, è vero, perché le cose vanno studiate. E invece, come al solito, si è intervenuto da parte di molti leader internazionali, compreso Biden, sull'orda dell'emotività e non della strategia. E questo è quello che è accaduto. Cosa può fare l'Europa? Quello che era stato chiesto più di 6 mesi fa. L'Europa deve rendersi conto che deve fare acquisti comuni, cioè solo uno va a comprare il gas in tutto il mondo. Cioè, come la pandemia, come col vaccino. Assolutamente. Perché in questo modo si sarebbe il player più grosso che compra. E quindi il problema non sarebbe solo e tanto il gas russo, perché noi abbiamo un altro problema, che stiamo strapagando il gas algerino, americano, di tutto il mondo. La seconda cosa che deve fare l'Europa è, signori olandesi, ci avete rotto le palle. Il vostro cavolo di mercatino, dove agiscono pochissimi operatori e che speculano in quella maniera, per favore ve lo mettete da parte, perché noi adesso mettiamo delle regole. E dato che anche la Germania è in ginocchio, a dimostrazione che non si tratta di governo per gli affari correnti o meno, perché ha ragione Augusto, se viene giù un ponte, questo governo ha tutto il diritto di fare un decreto per necessità ed urgenza per assistere le vittime del ponte. Allora, fatemi sentire. Esatto, quindi questa storia del fatto che non abbia il potere non è... Questa è terza cosa che può fare il governo, e che può farlo, non può, forse non se la sente di fare uno sforamento di bilancio, però il governo ha lì 15 miliardi più o meno, masso meno 15 miliardi, più entrate. La proposta di Di Maio più o meno. Tirare fuori subito i 15 miliardi, dopodiché il governo prossimo penserà se fare o meno lo sforamento di bilancio. Però una cosa Salvini, che ha torto su molto, ha ragione. I numeri sono quelli che ha dato Salvini, non sono altri.
Allora, Salvini tanto dice questa frase, dice io la vedo in maniera diversa da Draghi e Meloni, ha detto in maniera proprio molto chiara, preferisco mettere 30 miliardi a debito adesso piuttosto che perdere 3 mesi, perdere 1 milione di posti di lavoro e doverne mettere poi 100 di miliardi. Allora, Siri, sono 2 cose differenti ovviamente, una cosa sono le ricette per come uscirne, su cui Salvini naturalmente ha colto il problema italiano, che è quello di una emergenza assoluta e va è un'urgenza assoluta. Dall'altra parte però c'è tutto il file che riguarda i vostri rapporti con la Russia, per esempio questo famoso accordo del 2017 con Russia Unita e il partito di Putin, che sul quale non si capisce bene che avete fatto, non avete dato seguito, avete detto a Putin guarda, dato che hai invaso un paese sovrano e dato che stai mettendo a ferro e fuoco l'Europa non abbiamo più intenzione di fare accordi con te, cioè cosa è successo? Ci spieghi lei, così ci togliamo anche questo dubbio. Guardi, io non mi occupo di russi, mi occupo di italiani, sono a Parma e sono appena finito un incontro con centinaia di allevatori e agricoltori che sono preoccupati per l'aumento del costo delle bollette. Quindi abbiamo parlato di questo stamattina e mi occupo di questo. Il tema è urgente, importante, le imprese ci chiedono un intervento urgente, noi abbiamo chiesto al governo. Mi perdoni, mi sembra che sono cretina, se no mi basta passare per scema. Io le ho chiesto della Russia perché il gas viene dalla Russia, i rapporti con la Russia sono abbastanza decisivi anche per trovare soluzioni per il nostro gas. Non ho rapporti con la Russia, io non so cosa rispondere, io non ho rapporti con la Russia e quindi non so cosa rispondere, ho rapporti con gli italiani, le ripeto, con gli agricoltori, con gli allevatori, che ho appena finito di incontrare per raccogliere le loro preoccupazioni, perché chi lavora oggi è preoccupato per l'aumento drastico delle bollette, che è frutto di una speculazione che avviene sulla borsa di Amsterdam, e noi chiediamo all'Europa, non come lei ha detto, che di togliere le sanzioni, noi chiediamo all'Europa, va bene le sanzioni, ma sosteneteci, perché queste sanzioni poi ricadono sulla filiera e sulle famiglie. Quindi se l'Europa, giustamente tutti insieme, noi vogliamo applicare le sanzioni, dobbiamo anche trovare la soluzione. Una soluzione, gliela do subito, guardi, bisognerebbe che la Banca Centrale Europea attivasse un fondo per operare sulla borsa di Amsterdam, che le assicuro che gli speculatori si sgonfiano in 24 ore. Quindi mi perdoni, Siri, per capirci bene, no? Anche sulla che ha la Banca Centrale Europea, mi faccia finire così almeno riesco a spiegare bene. Con la disponibilità illimitata che ha la Banca Centrale Europea, se attivasse lei un fondo che operasse sulla borsa di Amsterdam, le assicuro che gli speculatori in 24 ore hanno finito il loro giochino. Perché diciamocelo, il gas non è che manca, il gas c'è, ma ci sono gli speculatori che stanno guadagnando miliardi. E 50 miliardi che noi abbiamo speso, che abbiamo messo sulla fiscalità generale e sul deficit da febbraio ad oggi in Italia, no, sono finiti nelle tasche. Sono d'accordissimo, però mi perdoni, ieri è capitata una cosa nuova, giusto? Cioè, Putin ha chiuso il rubinetto, ha detto chiaramente che non fa più arrivare il gas se non togliamo le sanzioni. Questa è una novità ed è questo che ha portato poi ai problemi sulla borsa, ai problemi del prezzo del gas. Cioè, il fatto che Putin ha dato un segnale molto preciso. Prima domanda. Seconda domanda, siete in disaccordo con la Meloni? Perché io ho capito, anche leggendo questa mattina il saggissimo Marcello Sorgi, che avete un problema molto serio sul tema sanzioni in Russia, perché la Meloni è atlantista, draghiana convinta, mi verrebbe da dire, e invece voi continuate a mettere in discussione la politica che abbiamo avuto rispetto alla guerra all'Europa. Ho capito bene? No, non ha capito bene. Noi non abbiamo nessun problema con la Meloni e non c'è nessun problema di voler togliere le sanzioni, lo ripeto. Noi stiamo dicendo le sanzioni vanno bene, abbiamo dato supporto, aiuto e sostegno all'Ucraina, crediamo che la Russia abbia invaso un paese, abbia infranto il diritto internazionale, abbia scatenato una guerra ingiusta, e quindi non è il problema delle sanzioni, il problema è che l'Europa si dia da fare per sostenere la comunità. Allora, voglio rassicurare Sorgi, non c'è nessuna spina nel fianco, Marcello, nella centrodestra italiano. Vorrei su questo punto anche sentire Sorge cosa ne pensano le persone in studio. La Banca Centrale Europea può attivare un fondo per operare sulla borsa di Amsterdam. Voglio sapere, siccome l'Europa può intervenire subito, perché noi possiamo mettere 30 miliardi, ma ha ragione che l'Europa si deve muovere, siamo tutti d'accordo, credo, qui, guardi. Ecco.
Posso? Allora, Marcello, poi devo arrivare anche De Magistris. Noi 30 miliardi non li possiamo mettere tutti i mesi. Con me, che consigli? Nel senso che penso che tutti e due abbiamo lo stesso tipo di perplessità. E cioè, esprimere un'opinione sulle sanzioni è ovviamente libera, cioè uno può avere delle riserve sulle sanzioni. Nel caso di Salvini sono riserve che lui motiva con ragioni che riguardano gli italiani, no? Uno che fosse un po' malizioso potrebbe anche dire che ieri è uscito un sondaggio che dice che più di metà degli elettori di Meloni e un po' meno di metà degli elettori di Salvini sono contro le sanzioni, perché dicono: perché io devo pagare le bollette alte? E quindi quello diciamo, e quindi che per lui è una bella sirena. Dico, teoricamente ci sarebbe anche la possibilità di un travaso di voti fra gli elettori di Meloni, che ovviamente trovano in Meloni una diga atlantista, e gli elettori di Salvini, che invece dicono: ma magari... Mi stai nervosendo, Minzolini, non ho capito perché. Salvini cerca di aiutarci. Aspetta, no, finisce Marcello, poi arrivo a De Magistris, poi arrivo anche questo, che la Lega, in questo penso siamo d'accordo. La Lega, purtroppo, per i suoi trascorsi, lasciamo perdere il patto con Russia Unita, che peraltro credo che sia scaduto nel frattempo, ma un mese fa Salvini stava andando a Mosca con il viaggio pagato dall'ambasciata russa. E allora, uno che ha questi trascorsi, purtroppo non... è meno titolato a dire queste cose, ma perché basta, gli altri... ma come basta? Scusi, un mese fa andava col biglietto pagato, cioè, con queste scemenze, ma la gente lì che è preoccupata, basta con queste scemenze, non ci crede più nessuno. Noi stiamo chiedendo di dare 30 miliardi subito alla gente, agli italiani, per sostenere le bollette, sì, ma... e le ho detto e ho proposto che la Banca Centrale Europea intervenga sulla borsa di Amsterdam, mi risponda su questa invece di trovare la Russia e tutte le altre scemenze inesistenti. Allora guardi, io non sto dicendo che quelle che dice lei sono scemenze, quindi la prego di adoperare un linguaggio più appropriato, altrimenti io non le rispondo, perché ci vuole buona educazione, ce l'ha ricordato la nostra conduttrice. Primo. Secondo, sul fatto che la Banca Europea possa mobilitarsi, per carità, ci vuole anche d'accordo. Onestà intellettuale dire le cose, perché voi state ripetendo dall'inizio di questa trasmissione che Salvini ha detto di togliere le sanzioni. Onorevole Siri, dico che Salvini è il meno titolato a fare non quello che fa lei, quello che fa lui, cioè a rimettere in discussione le sanzioni a Mosca, perché purtroppo un mese fa aveva accettato un biglietto aereo dall'ambasciata russa per andare a Mosca, e io penso che se lo fosse pagato lui il viaggio a Mosca sarebbe stato meglio. Ecco qui. È falso. Quello che dice lei è falso, è totalmente falso. È vero. Poi voi potete dire quello che volete, ma è falso. Scusi, l'ha confermato l'ambasciata, potete dire quello che volete. Vabbè. L'ha confermato l'ambasciata. Allora, è totalmente falso quello che state dicendo. Smentisca l'ambasciata russa. Come dicendo che Salvini vuole togliere le sanzioni. Dell'ambasciata russa, non è così. Smentisca l'ambasciata allora, russa. Allora, scusate un attimo. Mirta Merlino ha fatto vedere un cartello poco fa dove c'era la frase di Salvini. Lo possiamo rivedere così lo rivediamo insieme? 30 miliardi. E vediamo se gli italiani... Oh, benissimo, ho 30 miliardi a debito. Posso adesso dire, piuttosto sono che perdere diverse, i posti di lavoro. Prima poi ha fatto vedere un filmato, avete fatto vedere un filmato dove Salvini ha detto giuste le sanzioni ma l'Europa intervenga. Quindi quando è che ha detto di togliere le sanzioni? Quando? Va bene, posso dire, ha detto l'Europa che impone le sanzioni è la stessa Europa che ha il dovere di aiutare le famiglie e i lavoratori. Non può essere Bolzano a pagare le sanzioni decise a Bruxelles. Ma dato che appunto il problema è dove trovare, comunque torniamo a De Magistris, poi arrivo anche da te Augusto, perdonami. Sì. De Magistris stai ancora parlando. Ho capito, ma se uno può parlare, per tutta la trasmissione volte, che Salvini ha detto di togliere le sanzioni, stai dicendo il falso. Io non ho ancora parlato. Allora, sulle sanzioni Salvini più volte, non solo ieri a Bolzano, ha espresso chiaro, dei sentito, dubbi, lo sappiamo tutti, ma non è che siamo nati ieri. Cernobbio, domenica. Fanno più male all'Italia che alla Russia. Una volta l'ho intervistato persino io in piazza, ha detto esattamente questo. Fanno più male a noi che alla Russia, quindi le sanzioni sono negative per l'Italia. Mi ma pare che una frase che Salvini ha detto decine di volte. Ma esprimere dei dubbi? Ma no, possiamo esprimere dei dubbi? Ma Marcello ha detto ancora un'altra cosa. Mamma mia. Se hai dubbi nel frattempo giri con la
Putin, vai a fare il viaggio in Russia, hai fatto l'accordo Russia Unita, diciamo che di solito 2 più 2 fa 4, diventa ma un po' più complicato. Gira con la maglietta di Putin? Nessuno gira con la maglietta di Putin. Nessuno gira con la maglietta di Putin. Io no, guarda. Posso dire una... Prego, De Magistris. Ma, capisco che Siri vuole parlare solo lui, però almeno un ragionamento lo vorremmo fare, soprattutto perché in questa trasmissione, devo dire, dal primo momento abbiamo dovuto esprimere un'opinione coerente che può non essere condivisa, ma sin dall'inizio. Cioè dicendo che l'entrata in guerra dell'Italia, da un punto di vista dell'invio delle armi, dell'aumento delle spese militari, delle sanzioni, non solo non avrebbe provocato un'accelerazione nella fine del conflitto, ma avrebbe portato conseguenze drammatiche all'Europa e soprattutto all'Italia sul piano sociale ed economico. E sul piano diplomatico l'Europa, non parliamo degli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la NATO, ma anche l'Italia, nulla sta facendo, compreso quelli che oggi urlano sul caro bollette, e ricordiamolo tutti, anche quelli che oggi criticano le sanzioni, sono quelli che hanno votato sanzioni e invio delle armi. Allora che cosa si può fare adesso? Innanzitutto si deve rivedere questo tema delle sanzioni, perché le sanzioni non stanno colpendo gli oligarchi russi, isolando Putin, che è molto meno isolato di prima, stanno colpendo le nostre aziende, le nostre famiglie, le nostre imprese e la nostra economia. Sì, sono... abbiamo trovato uno che è contrario alle sanzioni, attimo, non è Salvini ma è De Magistris. Vorrei finire un attimo, chiedo scusi, il ragionamento. Allora, però che cosa possiamo fare? Menzolini prima diceva una cosa corretta che io rafforzo. Il presidente Mattarella, quando ha detto questo governo arrivi fino alla fine, gli ha anche dato un percorso che non è proprio di corrente amministrazione, sulla quale si può discutere o meno. Quindi il governo Draghi è legittimato finanche a fare lo scostamento di bilancio che secondo me dovrebbe fare prima che l'Italia si accappotta. Poi c'è l'Europa che deve mettere il tetto, l'Italia dovrebbe fare come hanno fatto Spagna e Portogallo, mettere il tetto. E aggiungo e chiudo. Questo governo non ha avuto nemmeno la capacità di fare una norma chiara a far pagare chi ha guadagnato sulle speculazioni, di cui siamo tutti d'accordo e stiamo parlando, perché non si è fatta l'Eni di Mattei, che era la nazionalizzazione, il gas. Vabbè, bene, è stata fatta, va migliorata quella norma. No, e noi siamo di fronte all'Eni che in tutto questo ha guadagnato 8 miliardi, almeno in questo momento, almeno in questo momento. Chi ha guadagnato così tanto? Può essere profitti, sono un grande tema, si può migliorare la norma sulle extra profitti. Capito, però se non prendiamo di là per dare ai poveri, allora, non ne usciremo mai. De Magistris ha un'idea molto chiara, sì allo scostamento di bilancio, no alle sanzioni. Scostamento di bilancio sul quale Augusto invece, Siri mi dirà che loro sono assolutamente contrari, ma io ho letto più volte che invece Salvini è favorevole allo scostamento di bilancio e Giorgia Meloni no. Poi se Siri pure su questo mi corregge e io figuriamoci, Siri è più vicino a Matteo Salvini di me. No, io non correggo, quando le cose sono giuste non le correggo. Quindi sia, effettivamente tutto questo problema ad un'iniziativa subito. Ok, oggi tu fai un pezzo, no? Anche sul voto utile, cioè diciamo che esistono in questo momento due destre, una destra che è quella della Meloni, anzi forse tre, che è della Meloni, che secondo tutti, Marcello lo scrisse forse per primo, si sta draghizzando, cioè questa Meloni stranamente che insomma che non si capisce se è travestita da Mario Draghi o viceversa, se è Draghi travestito da Giorgia Meloni. Anzi, facciamo una cosa, diamo un tocco di vediamoci la scheda e poi tu mi rispondi su questo. Come vedi questo schieramento sempre più, cioè vincente da un lato ma complicato al suo interno dall'altro? Vediamo la Meloni che si draghizza. Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati. Tutto è iniziato così, con Giorgia Meloni sola tra gli scranni parlamentari a opporsi al governo di Mario Draghi. Mentre gli altri occupavano litigando i posti della maggioranza, la leader di Fratelli d'Italia costruiva, voto dopo voto, il suo bottino elettorale. Ma ora che è tempo di passare all'incasso, le distanze tra i due sembrano accorciarsi. In retroscena parlano di contatti, telefonati e presunti consigli sulla squadra di governo. E intanto lei lima le sue posizioni nel solco di Super Mario. Vorrei capire il tuo pensiero e basta! Io sono certo che qualunque sia il prossimo governo rispetterà gli obiettivi del PNRR. PNRR non può essere eresia dire che non possa essere perfezionato, non vuol dire stravolgerlo. Simbolo dell'era draghiana, il piano di ripresa e resilienza sopravviverà al suo governo, assicura e rassicura il Presidente del Consiglio. Del resto, gli fa eco da Cernobbio Giorgia Meloni parlando agli industriali, un governo a trazione Fratelli d'Italia non stravolgerà gli accordi con l'Europa. Oggi la maggiore obiezione che si fa, ho detto, sul prezzo è
la paura. Io non comprendo la timidezza europea sul tetto al prezzo del gas. Ma non finisce qui. Giorgia Meloni abbraccia la battaglia portata avanti dal premier italiano in Europa per contrastare il ricatto russo sul gas e va oltre. Sul tema delle sanzioni condanna platealmente Salvini quando, ancora una volta, arringa contro l'utilità delle sanzioni. Ma il dossier esteri non è il solo che segna la distanza con l'alleato e la vicinanza con il premier. Interveniamo di nuovo a saldi invariati, quindi non ricorriamo a nessuno scostamento. Io non sarei per un nuovo scostamento di bilancio perché siamo indebitati oltre misura. In tanti però si interrogano sulla bontà della svolta draghiana di Meloni. Per alcuni si tratterebbe solo di un bluff, utile a rassicurare qualche cancelleria estera e soprattutto a fare incetta di voti moderati. E dopo cosa succederà? Una volta a Chigi, sarà ancora Mario Draghi il faro del possibile governo Meloni? Allora, caro Augusto, spiegami un po' il dopo, perché insomma oggi si andrà, anzi ieri sera i sondaggi di Mentana erano un tripudio per il centrodestra, però rimane il fatto che insomma mi sembra che sono abbastanza divisi, pure a Cernobbio, ragazzi, mani in testa, battutine. Posso dirti una cosa? Cioè, intanto, vabbè, è un po' un paradosso che di fatto chi è arrivata ad avere quei voti facendo l'opposizione a Draghi adesso diventi draghista, però c'è. Perché fa parte della logica della politica. Il momento in cui tu pensi addirittura di andare in prima persona a Palazzo Chigi e comunque stai sull'uscio del governo, perché poi se i pronostici, le previsioni, i sondaggi sono veri, fra un mese o poco più ci sarà questo cambio di guardia, è evidente che cambia posizione, che ha un atteggiamento diverso per essere accettato. Guarda, io ti dico con molta franchezza che ci siano problemi e divisioni che possano portare a un'esplosione della coalizione di centrodestra, non ci credo. L'unica alternativa è se per caso al voto il centrodestra non ha la maggioranza da solo, allora puoi entrare e innescare un meccanismo diverso, altrimenti francamente mi sembrano molto, diciamo, delle illusioni, anche perché guarda ad esempio l'operato della Lega dentro il governo Draghi, e noi stiamo parlando di sanzioni che sono state approvate in Parlamento dalla Lega, e quelli sono i fatti, è inutile che noi andiamo appresso le parole poi chiaramente seguono il momento di una campagna elettorale, come dici tu giustamente, che vede che gli italiani sono poco convinti, lo capisco pure, perché se tu non intervieni sono sempre meno convinti, diranno alla fine che è l'operazione che sta facendo Putin, ma perché questa è la vostra guerra? No, allora, visto che invece tu e io sono convinto che è la nostra guerra, perché se per caso la dai vinta adesso la dovrai dare vinta tante altre volte a Putin, quello che fai, che può essere o lo scostamento di bilancio o il tetto al prezzo del gas o un'operazione decisa, diciamo, sul mercato di Amsterdam, perché io capisco mettere sul banco degli imputati Orban, ma la stessa cosa vale per gli olandesi, perché non c'è nessuna differenza, tanto certo, per essere chiari. Allora, questa è una cosa che devi fare, però dico, cerchiamo di sterilizzare l'argomento gas, l'argomento Ucraina rispetto a tutte ovviamente le necessità della campagna elettorale. Noi dovremmo, da questo punto di vista, come il governo non dovrebbe avere un problema di affari correnti perché è un'emergenza, le forze politiche dovrebbero capire che è un problema che riguarda tutti, perché è un problema di sistema e che ci coinvolge tutti, per cui è inutile cercare di andare lì e, diciamo, fare una campagna su questo o quell'altro argomento. Cioè, ragione Calenda, andiamo da Draghi, diciamo, Draghi, fai qualcosa, noi siamo con te senza se e senza ma. È crollato ma il governo, certo, ma è chiaro, perché guarda, una cosa, su questo io sono d'accordo con Salvini, perché abbiamo avuto l'esperienza del Covid. Se intervieni ora, i costi sono tot. Se intervieni fra sei mesi, i costi sono un'altra cosa. Quando sono le aziende sono morte, i negozi sono chiuse, le famiglie sono fallite, non c'è più, cioè il danno diventa enorme, irreparabile. Fate vedere i sondaggi di ieri sera, così li commentiamo un momento. Fratelli d'Italia continua a crescere, +1%. Allora, pensate una cosa, l'ultima settimana dei sondaggi, con venerdì si chiudono i sondaggi, quindi questa settimana è molto importante perché è l'ultima bussola che avremo da qui alle elezioni. Partito Democratico invece in calo, -0,9%.
Adesso arriverà Letta da noi fra un pochino, gli chiederemo perché secondo lui la Lega in calo a meno 0,4, Movimento 5 Stelle a più 0,3, insomma continua a salire un po', anche se insomma sono percentuali diverse nei vari sondaggi. Azione Italia Viva, quindi il terzo polo, continua a salire a un più 0,4, Forza Italia invece scende meno 0,3, andiamo avanti con gli altri partiti. Verdi, Sinistra Italiana 4,2 con un più 0,2, Italexit siamo a 3,1 con un meno 0,3, più Europa 1,9, Noi Moderati 1,5, Impegno Civico 1,3, Unione Popolare 1,2, che sarebbe De Magistris, altre liste 1,7. Che cosa pensa lei De Magistris? Posso dire una cosa? Ce la fate col 3%? Noi siamo convinti. Adesso, quindi siamo difficilmente impercepibili, questo è anche positivo come potenzialità. Quando mi candidai a sindaco non c'era un sondaggista, ma nemmeno uno, che diceva che potesse avere una possibilità di successo di diventare sindaco. Noi dobbiamo raggiungere il 3%, abbiamo raggiunto in estate sotto all'ombrellone nei sentieri di campagna 60.000 firme mentre l'altra politica andava in televisione. Noi stiamo tra la gente, non stiamo a Cernobbio, a Comunione e Liberazione, il 3% lo prenderemo e daremo voce in Parlamento a chi non ha voce, il che è un fatto democratico secondo me in questo momento importante. Riportare in Parlamento tutte le voci e non solo il pensiero unico del draghismo credo fa bene al Paese e a un conflitto sociale. Spazzato via De Magistris, spazzato via il draghismo. No, il draghismo purtroppo c'è ancora. Io mi auguro che nelle elezioni ci sia un segnale chiaro che l'Italia è molto più plurale del pensiero unico. Ora faccio sentire, devo sentire Peter, faccio sentire un momento ieri sera Carlo De Benedetti. Che cosa ha detto di questa Meloni che secondo lui ha due volti, guardate. La Meloni è una persona camaleontica. Nella sua maratona, Garbatella Oxford, con tappa in Spagna per ritrovarsi con i camerati di Vox, ha negato tutte le cose che ha detto negli ultimi 2 anni. Vogliamo credere alla Meloni quando era al comizio di Vox o vogliamo chiedere a questo, che io riprendo la parola di Letta, questo incipriamento? Poi si dice che non bisogna dire che sono fascisti, ma la sua storia certamente è una storia molto chiara, molto delineata. Aggiungo che il cambiamento tra Draghi e Meloni, se non fosse una tragedia, è esilarante. Esilarante il cambiamento tra Draghi e Meloni, dice Peter. Vorrei che commentassi tu, poi dopo devo leggere una cosa a Siri, perché dato che io e Marcello ci sentiamo un po' due rimbambiti stamattina, che abbiamo detto tutte cose che non esistono, ho ritrovato qua una nota dell'ambasciata russa, giusto per correttezza proprio di informazione. Però prima Peter sulle parole di De Benedetti, ma insomma non solo, ormai una corrente di pensiero, quella che ieri è stato qua appunto da me, uno scontro molto duro con Friedman, che ha detto la stessa cosa, cioè ha due facce la Meloni, ha la faccia di Vox di quando urla alle platee affollate, ha la faccia invece istituzionale di quando va a Cernobbio, per capirci. Beh, è vero questo, perché lo vediamo che ci sono le due facce. Però io ritengo che Giorgia Meloni, se vincerà le elezioni, governerà con la faccia, dal punto di vista economico, con la faccia istituzionale. Perché lo dicevamo prima e lo diceva anche Armando Siri della Lega. Non è che in questa storia della guerra e della crisi del gas la piccola Italia ha margini di manovra. I margini di manovra può avere l'Europa tutta insieme, l'abbiamo detto prima, acquisti comuni, intervento su altri paesi europei, eccetera. Io credo che Giorgia Meloni sia una persona intelligente e quindi rimarrà in questi binari, suppongo. Non so quello che accadrà, ho notato anche un cambiamento sui diritti sociali e sui diritti civili. L'intervento di quell'attivista sul suo palco del movimento GLBTQ+, a Cagliari. Intanto lei è stata molto, molto abile a mio parere, nel senso che insomma si è comportata nel modo giusto. Beh, io non mi aspetto ovviamente che Giorgia Meloni faccia qualcosa per aggiungere diritti civili,
ma a questo punto, visto che il personaggio è intelligente, non mi aspetto nemmeno che faccia qualcosa per toglierne. Ha scritto che lei è conservatrice, non è reazionaria, quindi certamente lei ha in testa un set di valori molto preciso, ma che non tornerà indietro su molte cose. L'ha anche scritto sul Corriere, hai visto, no? Rispondendo anche al tema delle donne, che è un altro tema molto, io molto credo forte. Che l'unico modo per governare in un momento così difficoltoso, se aggiungesse tensioni sociali ad altre tensioni sociali, e avrà contro un bel po' di gente, a partire dal Partito Democratico, che come noto si ricorda della questione fascismo della Meloni ad ogni elezione e poi quando vince le elezioni se ne dimentica. Esatto. Visto che questa volta le perderà probabilmente le elezioni, il Partito Democratico continuerà a ricordarsene. Allora, scusa, in tutto questo le devo far vedere una cosa, Siri, così mi dice anche su questo cosa ne pensa. Ci togliamo un altro piccolo dente. C'è un candidato leghista che ha fatto a Firenze uno spot molto particolare, direi, molto, insomma, molto strano. Vediamolo un momento. 25 settembre vota Lega, per non vederla mai più, per non vederla mai più. No, tiene pazienza. Sì. No. 25 settembre vota Lega, in maniera che lei a Firenze non ci sia più. Allora, perdono, non è un candidato, è un consigliere di quartiere di Firenze che si chiama Alessio Di Giulio e fa questo spot, insomma. Incommentabile. Che orrore. Errore. Orrore. Orrore. Vabbè, sì, la pensa come me. Orrore. Adesso mi dice non che parla l'accoglienza, no Siri. Come non comment? No comment. Che significa no comment? Lei fa politica, che significa non comment? È uno scemo, è uno scemo, è uno scemo, dai. Bel è commento, chiaro chiaro, va bene, va dai. Bene. Dai. È dai. Uno scemo, va bene. Va bene, va bene. Allora, ha fatto un commento molto, molto preciso. Allora, le voglio leggere la cosa dell'ambasciata russa. Siri, scusi, no, perché giusto perché sennò io e Marcello intanto pensiamo di esserci. Allora, l'ambasciata russa in Italia ha assistito a Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei che avevano bisogno in rubli tramite un'agenzia di viaggi russi, ma poi i soldi sono stati restituiti. Lo ha chiarito in una nota sugli aspetti organizzativi del mancato viaggio a Mosca. Il leader leghista, ufficio stampa dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, ha precisato di non riscontrare nulla di illegale in queste azioni. Questa cosa accadeva l'11 giugno, allora non c'è sicuramente nulla di illegale, c'è un tema di opportunità, perché forse l'11 giugno, nel pieno di un disastro epocale come stiamo vivendo, sarebbe consigliabile non affidarsi all'ambasciata russa per organizzare un viaggio in Russia. No? Sì. Beh, ma nel anche momento in cui, scusi, se lei deve andare in Afghanistan, a chi si rivolge? Quando noi abbiamo mandato Di Battista in Russia, ragazzi, per fare servizi, ci siamo comprati i biglietti da soli senza rubli. Non capisco quale difficoltà abbia avuto la Lega. Ma possiamo comprare in euro, in dollari, ma cioè, i biglietti mica bisogna pagare in rubli. Non era si possibile pagare acquistare euro, direttamente dai. I biglietti. Ma sì, dai, avanti. Ma Siri, mi ribadisco, noi abbiamo mandato un giornalista. Ma non è vero, dai. E ha viaggiato, si è comprato un biglietto fino alla Turchia, abbiamo comprato e poi dalla Turchia abbiamo comprato... Dove avete comprato i biglietti? Potevate solo dalla con Turchia. Con la carta di credito, con la carta di credito. Volo fino ad Ankara o Istanbul, non ricordo più, e da Istanbul in Russia perché non c'erano più voli diretti. Punto, basta. Ora chiamo Giletti, faccio spiegare come fa Di Battista. Sì, ma non mi pare che Di Battista sia un rappresentante delle istituzioni. I rappresentanti delle istituzioni passano dalle ambasciate. E quindi, siccome Salvini è un rappresentante delle istituzioni, è un parlamentare, si rivolge all'ambasciata. Mi sembra guardi, posso dire, normale. Ho fatto il sindaco, tutti quindi posso e sono stato rappresentante delle istituzioni. Quando sono andato fuori, le ambasciate servono per organizzare il viaggio, ma non per comprare i biglietti. I biglietti si va nelle agenzie e tutti quanti comprano i biglietti. È una cosa vecchia, non abbiamo una discussione, sì, solo perché non abbiamo citato un episodio. In un momento di sanzioni il mercato non è come in un momento normale, dai. Va bene, andiamo in pubblicità, torniamo subitissimo con voi. Tre aggettivi per descrivere questa campagna elettorale. Confusionale. Trash.
poco efficace. È un po' così angosciante. Una campagna elettorale senza speranza. Andrei a votare? Sì, assolutamente. Sempre a sinistra. Cosa ti aspetti? Che salga la destra, una tragedia. Mi sembra una campagna molto social, sostanzialmente. E trattare da idioti i ragazzi, pensare di comprarli in questo modo. È una comunicazione per me unilaterale, perché poi dall'altra parte noi non veniamo ascoltati. Parlano da soli, secondo me. Non sono in alcun modo efficaci. Un Berlusconi che dice ragazzi sono qua non mi dà fiducia. Però ho apprezzato ad esempio il video che ha pubblicato Alessandro Zan, spiegando le sue ideologie senza fare magari il buffone. Spero che ci sia la possibilità di superare una dimensione di precariato. O vado fuori o difficilmente resto qui e dispiace, insomma. Cosa mi aspetto? Cosa vorrei? Direi il salario minimo. Non ci danno nulla su cui sperare alla fine. Alla fine gioca sempre su questa cosa dello scherzo su TikTok, di senatori che ballano con ragazzi, di Berlusconi che fa un po' il pagliaccio, però. E poi alla fine niente ci rimane. In qualche modo ci dicono meritiamo di più questi giovani, no? Non di essere presi in considerazione a 15 giorni dalle elezioni con un video su TikTok. È un grande problema questo, no Marcello? Anche perché parliamo di una fetta di indecisi enorme, cioè secondo me astenuti barra indecisi, insomma è una cosa abbastanza impressionante francamente, cioè parliamo del 38%, cioè dovrebbe essere una grande preoccupazione per la politica, invece appunto si fa il video di TikTok all'ultimo minuto per cercare di svegliare una generazione che secondo me è parecchio più avveduta di quello che noi pensiamo. Tra i giovani secondo me sono di più del 38%, cioè il 38% è il dato certo, complessivo non c'è dubbio, dei cittadini non elettori, ma se prendiamo, se potessimo avere quello fra i 18 e i 25, scopriremmo che sicuramente. E com'è che la politica si sveglia così tardi con i giovani? Insomma, la politica sostanzialmente parla a se stessa, parla quasi sempre a se stessa, quindi non è che. Forse sa anche che i giovani sono più disillusi rispetto alla politica, perché sono quelli che ne ricevono meno attenzione, meno vantaggi, no? Cioè, è così. Pensa ai problemi dei giovani, una buona istruzione, un lavoro, quelle cose lì la politica non riesce mai a dargliele. Peter e Augusto, una battuta anche da voi due su questo tema, perché insomma secondo me è un grande tema, cioè poi alla fine noi siamo sempre a ragionare delle alleanze, delle alchimie, però poi insomma cioè indecisi sono un grandissimo tema, certamente i giovani in questo sono una fetta importante. Guarda, io penso che la questione dei giovani è molto semplice, cioè l'abbiamo detto in studio, ma io credo che sarà decisiva l'ultima settimana di campagna elettorale, nel senso che per quanto i sondaggi ci dicono che il percorso è segnato, possono capitare delle cose nell'ultima settimana di campagna elettorale. La Lega non terzo partito, ma con il 5 Stelle terzo partito, il PD che non fa il 20% ma sta sotto il 20%, Azione che supera Forza Italia, eccetera. E su questo gli indecisi saranno veramente importanti, ma dipenderà tutto dall'ultima settimana di campagna elettorale. Augusto, questo è un tema interessante, quello che ha parlato adesso Peter, no? Che il centrodestra vinca ormai sembra certo, una cosa, però il terzo posto, il quarto posto, il quinto posto, sì, non sono cose ininfluenti per il dopo. Allora, io guarda, dico solamente due cose. Noi ci ricordiamo dell'astensionismo ora, però dopo per 10 anni abbiamo parlato delle elezioni come se fossero il peggiore dei mali. Ogni volta che c'era una situazione in cui chiaramente era consigliabile andare al voto, cioè c'era un'alzata di scudi, no, non è possibile, che stiamo scherzando, via dicendo. È chiaro che una cosa di questo tipo poi passa. Se la ripeti, ti entra nella testa, primo fatto. La seconda cosa, io vedo anche diciamo lo svolgimento di questa trasmissione, cioè nel senso che chiaramente tu ti dà fastidio il fatto che tu stai andando verso elezioni in cui il risultato è scontato, ma il risultato è scontato per gli errori fatti. Cioè se tu mi porti un partito come il PD,
che prima tenta di fare un'operazione a destra, poi non riesce a destra e non la fa neanche a sinistra e si ritrova. No, lei mica mi dà fastidio per Augusto, diciamo che preferisco le elezioni combattute fino all'ultimo. Fammi finire però, scusami Mirta, il punto qual è? È che se tu fai degli errori li paghi in politica, è una scienza esatta per alcuni versi, spietata. Se io adesso parliamo di questa legge elettorale, una legge elettorale assurda. Mi ricordo che sei mesi dopo l'ultima elezione del 2018 feci un pezzo dicendo mi sembra naturale adesso andare verso il proporzionale, che aveva una logica. Sono passati 5 anni, non sono riusciti a fare una legge elettorale. Ma di che parliamo? E adesso stiamo a guardare se il centrodestra vince. Vince per gli errori degli altri, non per altro. Punto. Allora, lo domanderemo a Enrico Letta, che sta arrivando alla pubblicità. A proposito, Augusto, devo dirti una cosa. Ieri è venuto qua a Calenda e mi ha detto che il suo vero grande obiettivo, come terzo polo, è fare il Sassolino, Sassolone, insomma, io ho detto Masso, lui si è molto offeso, l'ho chiamato Masso, nell'ingranaggio del centrodestra, perché se lui prende parecchi voti, li metteva in difficoltà dopo, al Senato, insomma, tutta una sua idea in testa. No, io parto da un presupposto. Loro possono, infatti, loro hanno una logica, però io credo che i sondaggi non gli diano questa possibilità. Se per caso al centrodestra mancano dei voti o altrimenti una maggioranza risicata, allora loro possono entrare in gioco. Se però il centrodestra, come viene dai sondaggi, ha diciamo su 200 senatori a 120 senatori, mi sembra complicato. O se ne hanno di più di Berlusconi. Cioè se il sorpasso che abbiamo visto. Se ne hanno anche di Berlusconi, sai, sondaggio. Il problema di Berlusconi è uno solo. Guarda, secondo me non è né il 7, né l'8, né il 10. È avere dei voti necessari, indispensabili, determinanti al centrodestra per riuscire a fare un governo. Questo è il punto essenziale. Perché nel momento in cui tu diventi determinante, noi ti ricordi Bettino Craxi, no? Allora a quel punto puoi fare una politica. Lo scopriremo solo vivendo. Grazie a tutti voi. Hai ragione. Pubblicità, arriva Enrico Letta. Arrivederci. Eccoci qua, Cristina Fantoni. Allora, abbiamo le notizie del telegiornale, io sto aspettando che si segga Enrico Letta, ma lo vedo già che lo stanno microfonando, quindi vai pure. Allora, buongiorno Mirta, ricominciamo naturalmente con l'aggiornamento sui mercati e sul prezzo del gas, naturalmente sono due temi strettamente collegati, è una giornata in cui il prezzo del gas torna a calare, i mercati sono più cauti rispetto al lunedì nero di ieri, ma il contesto non cambia, acuito anche dalle ultime parole che arrivano da Mosca, piuttosto chiaro lo scenario in cui ci muoveremo nelle prossime settimane, fino a che rimarranno le sanzioni, le forniture non saranno garantite, saranno garantite anzi ai paesi amici e all'Oriente, certo non siamo considerati paesi amici in questa fase, sono durissime le parole che da Mosca arrivano anche sul piano italiano e su quanto soffriranno dal punto di vista del Cremlino le nostre aziende in qualche modo sotto la spinta, la pressione dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Si prova a correre ai ripari, naturalmente sono tutti temi che ritroviamo sul fronte politico. Per quel che riguarda la politica, una giornata ancora importante per il Regno Unito. Nei 70 anni di regno della regina Elisabetta, oggi c'è un ennesimo passaggio di consegne tra il 14esimo e il 15esimo premier britannico per quel che riguarda l'era della regina Elisabetta. Inizia l'era Truss, con le parole anche di Boris Johnson, e cercheremo di capire anche con quali intenzioni per il suo futuro. Poi la cronaca, tante le storie di cronaca in questa giornata, Mirta, torneremo anche sulla morte del 13enne di giovedì scorso volato dal balcone. Ci sono 6 indagati, ci sono anche dei minori e c'è un contesto, quello che stanno ricostruendo gli inquirenti, di minacce, di violenze che riguardano anche persone a quanto pare vicine a questo bambino, mi viene di dire. Buon proseguimento alle 13.30 TG. Grazie Cristina. Allora io aspettavo questo momento da un bel po' di mesi, ho dovuto cascare il governo Draghi per vederci a lei. È la vita che dobbiamo vederci, purtroppo, come dire. Sempre in brutte circostanze. Di grande complicazione, sinceramente. Io oggi sono molto preoccupata dalle notizie che arrivano, dal prezzo del gas che impazzisce, dalla borsa che va giù, insomma la sensazione che ci sono delle urgenze che vanno oltre la campagna elettorale. Però partiamo da lei, che sta conducendo una campagna difficile, con quella che sembra dai sondaggi una sconfitta già scritta, però con molta tenacia e soprattutto che ha sempre un problema molto
con i suoi alleati, ma cioè, è un continuo, è Conte doveva fare alleato, è Calenda, è per non parlare di Renzi, insomma, diciamo che è un destino non semplice quello delle alleanze di centrosinistra. Beh, è una parte del problema, nel senso che mentre nel centrodestra hanno deciso di mettersi tutti insieme attorno a Meloni e sono oggi i favoriti, nel nostro campo non hanno, secondo me, letto bene la legge elettorale, perché la legge elettorale, lo voglio dire anche a chi ci sta seguendo da casa, non è una legge elettorale proporzionale. Se uno prende il 10%, prende il 10% dei parlamentari. No, è una legge elettorale che ha più di un terzo dei seggi assegnati con un metodo maggioritario, cioè ci sono dei collegi in cui alla fine vince solamente uno in quel collegio e per vincere quel collegio devi prendere più del 35-40%, il che vuol dire quindi che stare insieme fa la differenza. Se sei un piccolo partito, prendi 3% in più, il collegio non lo vinci. E i collegi uninominali, quell'un terzo di collegi uninominali, possono vincere solamente il centrodestra e il centrosinistra. Ma se noi abbiamo due ai nostri fianchi che ci tolgono voti, loro non vincono il collegio, ma lo fanno vincere al centrodestra. Questa è la vera differenza ed è una differenza non da poco, perché le dico questo, come no. Le dico una cifra importante. Oggi ho voluto lanciare un allarme, democrazia, non perché, lo premetto, io pensi che se vince la Meloni c'è un problema di democrazia in Italia, ma per un motivo molto semplice. Con questa legge elettorale, se continua questo trend di voto non utile nel centrosinistra, nel campo che non è la destra, il 43% o il 44% di voti dati al centrodestra possono dare un Parlamento in cui la rappresentanza della destra è del 70%. Questo in Italia non è mai successo. Secondo me una cosa di questo genere è ai limiti dell'antidemocratico. Lei lo sa cosa stanno chiedendo gli italiani a casa in questo momento? Ma come cavolo è possibile che in 5 anni non avete cambiato questa legge elettorale che no, fa non... quella tutta... No, lo so, non è non lei. Non lo dica però, a me, io non però c'ero. Però è uno dei problemi, perché non c'ero. Una fiducia nella politica, è una legge elettorale la peggiore che ci possa essere. La peggiore, che non consente ai cittadini di scegliere i parlamentari, ed è una legge elettorale che oltretutto ha questo grandissimo rischio, capisce, che non è un questo, rischio da poco. Non se è un rischio questo da poco. È sempre il tema, no? Chiediamo il voto a delle persone dicendo che non siamo riusciti, però non siamo riusciti, comincia a diventare un po' però, pesante per gli però italiani. Chi l'ha voluto questa legge elettorale l'ha fatta con l'idea di creare una situazione che è oggi una situazione potenzialmente molto grave. Ecco perché io dico, se votate per noi nella parte uninominale, questa è la vera alternativa della destra. Chi vuole fermare la destra ha un unico voto possibile, il voto per noi. Il voto per Calenda e Conte è un voto che consente alla destra di vincere tutti i collegi uninominali. Allora, facciamo una cosa, appunto, lui sta da solo, l'hanno lasciato solo, vediamo perché, abbiamo fatto un piccolo firmato riassuntivo. Gli vogliamo bene, che è una persona seria. Era nostro dovere superare gli ostacoli che c'erano tra di noi. Siamo solidi. E essere in grado di trovare un'intesa. Siamo compatti, andiamo a vincere queste elezioni. Ma lo voglio fare senza che si cominci con i veti. Credo che nessuno di noi ha messo mai veti a nessuno. Non candidare fra Togliani. Pensiamo che fosse un accordo giusto. Non candidare Di Maio. Sono e siamo assolutamente convinti di questa intesa. Io non capirò mai perché Letta ha deciso di caricarsi Bonelli e fra Togliani e non i 5 Stelle. Letta vuole costruire un inganno per i cittadini. La mattina si alza, sfodera i suoi occhi di tigre e Zac mi attacca. Ne vedremo di belle. Carlo Calenda ed io ci siamo incontrati 3 giorni fa. Io mi sono profondamente stancato, caro Enrico Letta. E 2 giorni dopo questa strada è stata completamente ribaltata. Di sentirmi dire che ti ho dato una fregatura. Ci siamo stretti la mano. Te l'ho detto giovedì in riunione. Quando ci si stringe la mano, ci si guarda negli occhi e si dice siamo d'accordo, si va avanti. Ti ho scritto un WhatsApp venerdì. Vuol dire che stringersi la mano non vuol dire niente. E purtroppo, Enrico, il problema è che ti sei fregato da solo. Allora, è stata un'estate rilassante, devo dire, Letta. E soprattutto, questi sono i nemici della sua parte. Poi c'è tutto il centrodestra da sfidare. Cioè, è una campagna elettorale in cui lei c'ha fuochi da tutte le parti. Però vede che alla fine, quei nemici di cui lei parla, se prendono
lo dico, sembra paradossale quello che sto dicendo, ma è la realtà. Se Calenda e Renzi prendono un 2% in più, loro dicono abbiamo vinto, fantastico, non gli cambia niente sul loro risultato in termini di seggi, ma consentono a destra di prendere altri 40 seggi all'uninominale. Questo è il punto che mi porta a dire che loro, che si sono assunti la responsabilità di staccarsi e di andare da soli, con questa legge elettorale andare da soli è una follia. Il motivo per il quale alla fine Calenda si è staccato, ma la Bonino è rimasta. Cioè l'accordo è un accordo che per esempio Emma Bonino, Benedetto Della Vedova, hanno deciso di mantenere. Credo che questo sia la dimostrazione del fatto che era la strada però giusta. Però dico, qual è il progetto? Perché ieri sto parlando con lei, ho parlato ieri con Calenda in questo studio e lui ha un progetto molto preciso. Lui vuole prendere una tale percentuale da destra, dice lui, un sassolino e l'ingranaggio nel centrodestra. A questo punto il centrodestra non riesce a governare. Si fa di nuovo un bel governo Draghi. Ma guardi. E tutto torna come prima. Lo so, peccato che questa cosa sia semplicemente un'invenzione pura. Perché se continua così, il centrodestra prende il 70% dei seggi con questa legge elettorale. Quindi il 3% in Parlamento di Calenda, perché il suo risultato si trasformerebbe in 6 senatori. Il sassolino non funziona. Ma che sassolino di che? Il centrodestra fa, come è giusto che sia, il 70% del Parlamento. Uno che conta in Parlamento 5 senatori non cambia assolutamente nulla. Il messaggio che sta passando è un messaggio assolutamente sbagliato, ma sbagliato proprio sui fondamentali. Io invito tutti a, prima di parlare, a guardarsi come funziona la legge elettorale. Questa legge elettorale, se le cose continuano così, darà la più grande maggioranza di destra del nostro paese e tutti gli altri saranno spettatori. Da quello che però mi sta dicendo, lei dice evitiamo di perdere malamente, perché se perdiamo malamente, quindi gli occhi della tigre... No, io dico un'altra cosa, io dico che se il Partito Democratico aumenta del 4%, del 3%, tutti i collegi uninominali diventano, o almeno la metà di questi, diventano contendibili, vuol dire che il risultato può essere rovesciato. Viceversa, se cresce Conte o Calenda, non prendono un collegio uninominale e questa è una differenza di fondo. Ecco perché le dico che la partita è aperta se c'è un voto utile sulla nostra coalizione e sul Partito Democratico. Ovviamente non sto chiedendo un voto utile in astratto, lo sto chiedendo sulle cose concrete. Che lotta contro il cambiamento climatico, che idee sul lavoro per i giovani, che idee sul futuro dell'Europa, i diritti delle persone. Noi abbiamo un'idea che è diversa da quella della Meloni e del centrodestra. Io rispetto Giorgia Meloni, rispetto Matteo Salvini, ho idee diverse dalle loro. Il punto è che non vorrei perdere perché Calenda e Conte hanno fatto vincere la destra con questa legge elettorale. Si è pentito lei di aver tanto creduto nell'alleanza con Conte per un intero anno? Io penso che l'alleanza col 5 Stelle è servita a far vivere il governo Draghi, perché nella scorsa legislatura, se non c'era quell'alleanza, il governo Draghi non viveva. Io penso che il governo Draghi sia stata una cosa molto positiva per il Paese, mi sembra che lo diciamo tutti. È stato importante sia sul tema del lavoro, dell'occupazione, è stato importante sulla crescita del Paese, per la credibilità dell'Italia. C'è stato perché c'è stato questo rapporto che ha funzionato. Poi a un certo punto Conte ha deciso di far cadere il governo. Conte ha fatto due volte faccia. Il primo ha deciso improvvisamente di far cadere il governo e il secondo, io vengo dalla Sicilia, in Sicilia si vota per la regione, avevamo fatto le primarie, primarie tra tre candidati e Caterina Chinnici ha vinto le primarie, tutti hanno detto garantiamo che rispettiamo la volontà degli elettori delle primarie, 32.000 elettori, e il giorno prima delle presentazioni delle liste Conte però, ha detto non vale più niente e presento la nostra candidata. Però mi aiuta a dire, è un errore politico fidarsi di Conte quindi. Su quella vicenda lì, vicenda siciliana, assolutamente, perché io nazionale ma le ripeto, grazie al fatto che abbiamo lavorato insieme il governo Draghi ha funzionato, poi hanno fatto una scelta la peggiore che potessero fare, non da soli, e lo ripeto sempre, Draghi è stato buttato giù da Salvini, Berlusconi e Conte. A me ha colpito l'altro giorno, eravamo a Cernobbio, Tajani che è riuscito a dire che loro non c'entrano nulla con la caduta e devo dire che è stato fantastico. Nel dibattito successivo c'era Pif che ha preso la parola e ha detto è vero, mi autoaccuso, ho fatto cadere io Draghi, l'ho trovata. No, ma la verità però è che appunto questa sua ricostruzione vuol dire che insomma quel rapporto così buono, c'era un rapporto molto buono tra le cose. Guardi Conte, che la questione non è di rapporti personali, io le posso dire che io ho un rapporto personale, un buon rapporto personale con Giorgia Meloni. Ce ne siamo accorti, andare in giro insieme a tutti i libri. Non è questione di andare in giro insieme, la trovo una persona con cui si può parlare, discutere, dialogare. Non condivido quello che dice e quello che fa.
La politica è anche questo, la politica è combattere per le proprie idee, io oggi combatto per le nostre idee sul lavoro dei giovani, le nostre idee per la difesa dell'ambiente. Ecco, bravo, parliamo Partirò un attimo. Sull'ambiente, noi partiamo in questa settimana, oggi è martedì, le posso annunciare che venerdì pomeriggio a Brescia, in piazza, partirò il nostro Giro d'Italia con il bus elettrico, ho preso un bus elettrico con i nostri colori. Sarà difficilissimo perché in Italia la mobilità elettrica è molto complicata, le ricariche, rischiamo di rimanere chiantati sarebbe per strada. Iniziale, dico, ragazzi, non lo faremo, per strada letta. Però questo che voglio dire è che lo vogliamo fare anche per dire al nostro paese dobbiamo andare avanti, la difesa dell'ambiente. Lei sa che i ragazzi oggi di 18-20 anni parlano solo di due questioni. So bene. Ci parlano dell'ambiente e ci parlano delle regioni. Diritti. Perché dato che io so che lei è onestamente e autenticamente interessato ai giovani, dobbiamo parlare di un tema che mi sta molto a cuore, che sono i fuori sede, anche perché ho tre figli che non vivono a Roma. Però torniamo un attimo all'emergenza del momento. Lei ha parlato di tante cose importanti, però certo la guerra del gas e i prezzi impazziti sono la cosa che rischia di mettere prima delle elezioni in ginocchio l'Italia. Che si deve fare? Oggi Di Maio ha fatto una proposta interessante, tirar fuori i 13 miliardi e mezzo per bloccare le bollette di imprese e di famiglie in difficoltà fino a Natale. Guardi, c'è una prima cosa che costa molto poco e che è la prima cosa che va fatta, se siamo tutti d'accordo va fatta subito. Mi spiego, il prezzo dell'elettricità è dato dal costo marginale della fonte energetica più cara in quel momento. Le fonti energetiche sono tante, ogni giorno ce n'è una più cara dell'altra, quella più cara fissa il prezzo di tutte. Questo è così che funziona il mercato elettrico. Tutto andava bene finché i prezzi delle diverse fonti erano simili. Col gas impazzito. Col gas impazzito. Il prezzo del gas, per colpa di Putin, è salito a un livello passato da 50 a 650 e quindi si è trascinato che cosa? Attenzione, questo è il passaggio chiave. Quelle fonti energetiche che non c'entrano niente con la Russia. L'acqua, cosa c'entra con la Russia? Niente. Il vento, il sole. Quelle lì che per l'Italia, perché siamo avanti su questo, rappresentano ben il 40% del fabbisogno, si sono agganciate al passaggio da 50 a 650 del gas russo. Allora, prima cosa da fare, disaccoppiare. E questa è una scelta da fare in Italia e va fatta in Europa. Se facciamo così, già questo vuol dire che il 40% dell'energia elettrica. Però mi perdoni, io le ripeto le parole che mi ha detto io una pasticcera di Firenze. Mi ha detto io quella bolletta di agosto già non riesco a pagarla. Se mi fanno pagare anche quella di settembre, io chiudo. Allora, questa è la seconda cosa. Attenzione, questa è la seconda cosa. La prima cosa è fermare l'elettricità per il futuro. La seconda cosa, per la signora pasticcera di Firenze o per quelli del distretto della pelle di Arzignano in provincia di Vicenza, dove sono stato l'altro giorno, bisogna raddoppiare subito, con effetto sulle bollette che sono arrivate in questo trimestre, il credito d'imposta, facendolo passare dal 25 al 50% alle energivore, dal 15 al 30%, in modo che quegli aumenti totalmente abnormi siano assorbiti da questo credito d'imposta. Quindi, che esiste, perdoni, questa cosa qui costa. La può fare Draghi questa subito? Deve farla Draghi subito. Io mi aspetto che in questa settimana, mentre il venerdì c'è il vertice europeo nel quale si affronta l'altra cosa, contestualmente avvenga questo intervento sul credito d'imposta. E poi attenzione, quindi, terza cosa. Per capire io, perché questa cosa non mi è chiarissima, quindi Draghi può fare le cose, non ci sono alibi, il fatto che sia un governo di affari correnti non vuol dire che non può affrontare attenzione, questi temi. È ovvio che un provvedimento come quello deve essere poi ratificato dal Parlamento. Se in Parlamento il mio partito, come tutti gli altri partiti rappresentanti in Parlamento, dicono a Draghi ti votiamo quel provvedimento, il governo lo può assolutamente fare. È evidente che il problema della legittimazione di Draghi legato alla caduta del governo è legato a quanto lui può fare a livello europeo, perché è evidente che i leader europei, ha visto cosa ha fatto ieri Macron e Scholz? Macron e Scholz si sono visti insieme a Draghi sul treno per Kiev. Si ricorda la foto? Allora, quella è l'Italia. L'Italia che insieme alla Francia e alla Germania è il cuore d'Europa. Io penso che già un però primo però hanno fatto d'accordo fra loro due, Francia lo so, e Germania. Ma perché? Perché hanno cominciato a dire l'Italia, Draghi non c'è più. Allora, perché arriva il nuovo Premier. No, non è soltanto quello, è chissà che cosa succede. Quindi, ma la terza cosa, non voglio su questo
perdere di vista il tema, sono le famiglie, perché noi abbiamo parlato fino adesso di l'impianto generale, le imprese, poi ci sono le famiglie. La nostra proposta di Maio, la nostra proposta è più, secondo me, una proposta di più lungo termine, di introdurre, non solamente per adesso, ma anche per eventuali successive situazioni, una bolletta luce sociale che, a seconda dell'ISEE, toglie il costo dell'aumento delle bollette. Questo vuol dire, soprattutto alle famiglie che sono più in difficoltà, sterilizzare, essere in grado di evitare questo disastro che abbiamo oggi. Quindi la proposta di Di Maio, secondo lei, non... va nella giusta direzione. Io penso però che dobbiamo rendere più strutturali questi interventi. Ecco perché le ho detto, sia il primo, sia il secondo, sia il terzo, cioè in base... rinnovabili disaccoppiate dal gas. Cioè io mostro il mio ISEE, prendo la bolletta di 2 mesi fa, faccio vedere che c'è stato... La cosa è, diciamo, più complicata, nel senso che avviene precedentemente, non è un rimborso, è l'acquirente, è la società acquirente unico che compra che per quel... tutti... e ridistribuisce tra coloro che fanno un contratto avendo l'ISEE più basso e non pagano. Vi consiglio di fare molto in fretta, perché secondo me è arrivata le elezioni e il paese è già proprio fuori controllo, ho questa sensazione. Quindi gli occhi di tigre ci sono sempre? Ma c'è una determinazione, lei mi vede, penso che sono abbastanza determinato. Io fino al 25 settembre non mollo e continuerò a ripetere l'atteggiamento di coloro che vogliono competere con la destra, aiutando la destra, è un atteggiamento irresponsabile. L'unico voto vero che evita una vittoria della destra è il voto per noi, perché nei collegi uninominali siamo gli unici che possono battere la destra. Il voto agli altri è un voto che vale per 2/3, per 1/3 è un voto che avvantaggia la destra. Ha parlato di Giorgia Meloni, del buon rapporto che avete, del rispetto reciproco che avete, ma questa richiesta che lei le ha fatto di levare la fiamma dal simbolo, che è stata una richiesta fatta autorevolissimamente da Liliana Segre, ma non crede che è una cosa un po' di retroguardia? Ma guardi, non è che è una questione personale tra me e lei, è semplicemente che io penso che quella fiamma, sappiamo tutti che cosa rappresenta, rappresenta la storia del Movimento Sociale Italiano, che è il partito che è nato come continuazione dell'esperienza della Repubblica Sociale, quindi evidentemente quella fiamma non è una cosa così secondaria. Crede che agli elettori interessa? Perché questa è la mia sensazione. No, guardi, non mi interessa se agli elettori interessa o no, penso che per la storia d'Italia sia una cosa tutt'altro che secondaria. Vabbè, no, l'ha detto in campagna elettorale, pensavo che fosse un elemento qualificante. Sono questioni sulle quali per me è importante dire ognuno come la pensa. Senta, allora, devi sapere che io ho dei figli ragazzini, come lei sa, e sui social sta girando dei meme meravigliosi sul vostro manifesto elettorale, che è un po' perentorio, anche se molto sobrio, Scelli con rosso e nero. Mettetemeli un po', ma perché mettiamo... Allora, guardi qua che cosa meravigliosa. Scelli, sprizza 10 euro, negroni di cittadinanza. Scelli, gomme giuste e gomme sbagliate. Scelli, parmigiano sulla pasta al tonno, niente parmigiano sulla pasta al tonno. Scelli, può essere ferro, può essere piuma. Allora, questa è un po' la cosa. Io però questa cosa di Scelli invece la vorrei usare per chiedere 2 o 3 cosette, in modo che lei mi risponde proprio così, perentoriamente sulla scelta. Ho messo in fila 2 o 3 cose. Ah, chi sceglie lei comunque per il dopo, nel caso Conte o Calenda? Io scelgo il Partito Democratico e la nostra coalizione. Posso buttare la finestra, diciamo, no, piuttosto che mangiare sta finestra. Anche perché con questa legge elettorale, e la legge è maggioritaria, quindi o vince il centrodestra o vinciamo noi, non è che ci sono altri che possono giocare un ruolo. Calenda e Renzi, con questa legge elettorale, si giocano 5 o 7 senatori. Se gli va benissimo prendono 7 senatori su 200, se gli va male ne prendono 4 o 5. La legge elettorale è maggioritaria, questa cosa ancora la gente non l'ha completamente capita. Neanche Calenda l'ha completamente capita. Penso di no. Vabbè, allora invece salario minimo sì o no? Assolutamente sì, è una delle nostre proposte importanti, il salario minimo, perché non è possibile che in Italia 4 milioni, quasi 4 milioni di lavoratori oggi lavorino per 3, 4, 5 euro l'ora, non va bene. Reddito di cittadinanza sì o no? Il reddito di cittadinanza sì. Va cambiato però, perché c'è una parte che non ha funzionato, ma una misura contro la lotta alla povertà ci vuole. Io, guardi, sposo le parole che disse Draghi su questo tema. Draghi lo disse chiaramente nel discorso del 20 luglio, disse chiaramente che una misura contro la povertà come il reddito di cittadinanza ci vuole, è utile, ma
il tema del primo lavoro per le persone deve essere trovato attraverso altri meccanismi. Noi abbiamo la nostra proposta per il primo lavoro per i giovani, l'eliminazione dei finti stage, perché oggi il primo lavoro di un giovane è spesso un finto stage, che poi è seguito da un altro stage gratuito, un tirocinio gratuito. No, il primo lavoro deve essere un lavoro pagato, come capita negli altri paesi europei, se no i nostri ragazzi pigliano e se ne vanno. Sancire la Russia fino a che punto, più che sì o no? Perché sa che insomma, molti dicono che ci stanno devastando a noi. Guardi, le sanzioni alla Russia hanno un senso se sono decise tutti insieme dagli europei e sono portate avanti dagli europei. Quindi il dibattito italo-italiano sulle sanzioni alla Russia non che ha senso. Salvini ha lanciato, è un dibattito senza senso. Senta, si parla molto dell'astensione, di questo enorme bacino di persone tra astenuti e indecisi, e si parla molto di giovani, in maniera forse certe volte anche un po' onestamente così, insomma, offensiva per l'intelligenza dei giovani. Un po' paternalista, anche a me non piace questo mondo. Intanto c'è una questione grande come una casa, 5 milioni di italiani fuori sede, ragazzi giovani, alcuni dei quali come mia figlia è la prima volta che può votare in vita sua, che al momento non hanno nessun modo per votare, se non prendersi un costoso aereo, un costoso treno e tornare a casa, cosa complicata, tra l'altro in una giornata sola di voto. Ce l'abbiamo il nostro amico, che c'è questo ragazzo che io adoro, Stefano Maiolica? Ciao Stefano, non sento la voce, eccolo qua. Lui è un terrone a Milano, lui è una star dei social, caro Rigoletti. Io l'avevo conosciuto quando faceva gli autobus da Milano per far tornare i suoi compatrioti al sud. E lui, per esempio, uno di quelli che dice, ma come cavolo è possibile che siamo un paese nel quale possiamo fare tutto online, non possiamo votare online? Scusa, parla tu con Letta, Stefano, così facciamo un bel appello, che casomai Letta, che è persona sensibile, da quelle elezioni si avvenga un'idea. Però posso dire che la cosa più drammatica è che il motivo per cui questi ragazzi non voteranno è la rottura anticipata della legislatura, perché avevamo portato avanti la legge per far votare i fuorisede e questa legge, che era già avanzata, è caduta come la caduta anticipata della legislatura. Quindi io lo considero, come giustamente lei mi dice, un problema secondo me anche di democrazia, perché questi ragazzi, perché per votare devi pagare 100-200 euro? Una cosa assurda. Ma non si può fare nulla? Si è fatto tutto un lavoro perché ci siano gli sconti dei treni, degli aerei, eccetera. Però è evidente che noi dobbiamo fare una norma che sterilizzi tutto questo e che renda possibile una norma con una dotazione finanziaria, e quello che avevamo tentato di fare che poi è stato bloccato. Stefano, vuoi fare un appello a Enrico Letta? Sì, buongiorno Letta, piacere di conoscerla. Piacere mio. No, più che altro sì, so che ci sono stati degli impegni da parte vostra per portare avanti questa legge, anche se mi sembra strano che comunque nel 2022, proprio guardi caso, in quel preciso momento crolla tutto, perché sennò finalmente ce l'avevamo fatta. Insomma, il tempo per fare questa cosa c'è stato, secondo me, e spero ci sia in futuro. Quindi più che altro, ecco, lei si sta impegnando a riguardo, mi piacerebbe poterle strappare una promessa da questo punto di vista, cioè che sia la volta buona, la prossima nel caso, per poter portare avanti questo successo e permetterci in futuro di... Sembra una piccola cosa, però è incredibile, no, è ragazzi che hanno voglia di votare, non cosa anche un po' rara, cosa. Non lo posso fare. Tra l'altro le posso aggiungere una cosa, avevamo ottenuto un gran passo avanti per i più giovani, perché in questa legislatura, cosa che era ancora più complicata perché è un cambio della Costituzione, siamo riusciti a togliere quella norma dalla Costituzione che fa sì che i giovani tra i 18 e i 25 anni, chi non lo sa lo annuncio adesso, lo dico adesso, lo ricordo adesso, prima votavano solo per la Camera. Nella Costituzione, come è stata scritta, e fino a oggi, i ragazzi tra i 18 e i 25 anni votavano solo per la Camera. Siamo riusciti, con una grandissima fatica, a far sì che possano votare adesso anche per il Senato, ed è assurdo che non si sia riusciti a fare appunto quell'altro cambiamento. Io prendo l'impegno, ma per me è facile perché ha sempre fatto parte delle nostre priorità, ovviamente se noi vinceremo le elezioni. Lo dico perché in Parlamento, noi nell'ultimo Parlamento eravamo
tra sconfitta del 2018, scissioni che abbiamo subito, eravamo il 12% del Parlamento. Motivo per il quale DDL Zan, questo intervento sui fuorisede e tante altre cose, non siamo riusciti ad approvarle perché non eravamo in grado di farlo. Scusi, ma se vincete le elezioni, lei diventa, io non ho capito, lei è candidato premier, ancora non l'ho capita sta Guardi, cosa. Questa nostra legge elettorale è una legge elettorale per eleggere il Parlamento. Il Parlamento, una volta che è stato eletto, poi individuerà il premier o la premier che il Presidente della Repubblica chi sarà il premier dopo Draghi? Ah, io spero che sia qualcuno del nostro campo, ovviamente credo che sia... C'è anche non Letta. Lei mi ha mai visto a me dire o io o morte. Io una cosa rivendico, in tutto questo scenario politico di egocentrici totali, io rivendico il fatto che non ho messo il mio nome sul simbolo, non parlo in modo egocentrico sempre io. Io ho sempre fatto un discorso. Però forse insieme. È troppo timido, se ha pure fatto. No, c'ho gli occhi di tigre, ha detto che lei ha fatto un'analisi di coscienza e forse è stato troppo educato e troppo timido. Adesso vuol fare i colori forti come Van Gogh. Per esempio, anche quello lo faremo, ma determinati fino al 25 settembre perché per io non voglio... Abbiamo fatto Letta Van Gogh, bella, questa tanta roba la mando questa. Questa tanta è roba. Bella, molto bella. Anche se Van Gogh il microfono, gli occhiali, non lo so se... che dobbiamo fare? Bella, abbiamo fatto una versione questa, moderna di Van Gogh. Se me la date la appendo in stanza. Allora va bene, colori forti e portiamo a casa il problema dei giovani. Promesso. Stefano, c'è la promesso. Promessa. Se vinciamo Ottimo. Le elezioni, però, se vinciamo le elezioni. Se no presenteremo comunque la proposta di legge. Ma tu ce la fai a venire a votare? Non lo so, Mirta, perché sono uno di, quelle, di quei lavoratori che ad esempio il sabato, quindi il 24, dovrà lavorare. E avrei di tempo soltanto il 25, perché anche questa è una problematica. Cioè, ci avete dato a disposizione praticamente un unico giorno per poter votare, che è una situazione critica per molti di noi, perché si tratterebbe poi di ritornare lunedì subito al lavoro. Inoltre, in un periodo in cui per molti studenti iniziano le lezioni, ci sono gli esami, a fine settembre molti studenti sono appena risaliti, hanno già pagato un biglietto Tutto per vero. Risalire, per tornare... Ha totalmente ragione. Cioè, sembra fatto un po' tutto apposta per evitare praticamente di farci votare, e siamo tanti. Quello che posso dire è che non soltanto ha ragione, ma per me e per noi è anche un danno, perché il Partito Democratico oggi, secondo tutti i sondaggi, è il primo partito tra i giovani tra i 18 e i 25 anni, quindi noi abbiamo anche un danno. Senta, quando torna a trovarmi l'ultima settimana? Quando mi invita io vengo. Promessa, come a Stefano. Promessa, vai, come meno Stefano. Di promesse oggi Letta, va bene. Grazie, grazie. Rigoletta, pubblicità, torniamo subito con voi. Allora, eccoci qua, siamo usciti da un dialogo con Enrico Letta, che ha detto che gli occhi di tigre ce li hai come, e ha detto pure che l'unico voto utile da quella parte del campo, cioè non nel centrodestra, è sicuramente il loro, perché tutto di voti, lo dico a Luciano Nobili, che andranno a Calenda Renzi, che per cui, ovviamente il terzo polo in cui milita Luciano Nobili, nonché a Conte, sono voti che verranno buttati via, perché con questa legge elettorale, onestamente malaugurata, la definirei, la possibilità che il centrodestra faccia proprio il cappotto, 70% dei seggi. Posso dirle una cosa su questo? Certo. Con qualsiasi sistema elettorale, Letta può fare le simulazioni col Mattarellum, col Porcellum, con l'Italicum, scelga lui il sistema elettorale. Se fa una simulazione con i sondaggi di oggi, quando ci sono 15 punti di distacco nella peggiore, nella migliore delle ipotesi, fra le due coalizioni non c'è sistema elettorale diverso da questo che avrebbe garantito di rendere competitivo un PD che non è competitivo semplicemente perché ha sbagliato tutto. E allora se qualcuno vuole impedire a questa destra, che è ai miei occhi molto pericolosa, di andare al governo del paese, c'è un solo voto utile, quello per provare a riportare Draghi a Palazzo Chigi, perché tanto ci sono solo due possibilità in questo paese, o che governi Giorgia Meloni o che governi Mario Draghi. Terzium non datur, quindi o votate per Giorgia Meloni se la volete al governo ed è assolutamente legittimo, ma se invece volete impedirlo e volete Mario Draghi, l'unico voto utile per questo è il voto al terzo polo. Perché come ragione Calenda, quindi Sassolino barra Sassolone
nell'ingranaggio del centrodestra, il terzo polo può rappresentare. Noi immaginiamo che se il terzo polo ha un risultato significativo, noi auspichiamo superiore al 10%, in quel caso è possibile che al Senato il centrodestra, la destra, abbia numeri molto risicati. Se questo avviene, al primo incidente noi saremo lì pronti non a sostenere un governo di destra, ma a riportare Mario Draghi. Allora, presentiamo gli altri ospiti. Paolo Bianchini, ve lo ricordate, vero? Lo abbiamo conosciuto all'epoca del lockdown, abbiamo seguito le sue battaglie, ristoratore arrabbiato, animatore del movimento Mio, con cui ha chiesto le riaperture. Oggi candidato alla Camera con l'Italexit di Gianluigi Paragone. Nobili, come vi ho detto, esponente di Italia Viva, candidato con il terzo polo. Giorgio Cremaschi. Cremaschi mi ha fatto pure i cartelli, quindi stamattina Cremaschi ha deciso che parla poco e parla attraverso i cartelli, ho capito bene, Cremaschi, come suo solito peraltro, che lei è uno che parla poco. No, io direi che di fronte a tutti questi bla 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 è bene ricordarci qui dietro ci ho messo i problemi veri, perché poi magari anch'io rischio di essere trascinato dal bla bla bla. Tassate i ricchi e se 10 euro esatto. Ora vi sembrano tanti, provate a vivere con meno. Due concetti esatto, direi molto che, precisi. Cioè, sono le prime misure da prendere in questa crisi economica. Poi ce ne sono tante altre, se volete ne parliamo, però... È per ricordarci che anche quando c'è il massimo della speculazione, della crisi, c'è chi ci guadagna e chi ci perde. Non c'è proprio chi dubbio. Ci guadagna, diventa stiamo più vedendo ricco, con l'energia. Chi ci perde diventa più povero. Allora, è arrivato a trovarci, che bel ritorno, caro mio. Federico Rampini, storico inviato negli Stati Uniti, scrittore di libri di successo, portatore delle bretelle più belle d'Italia. Buongiorno Federico, come stai? Buongiorno, molto bene, grazie. Allora, nonostante questa campagna elettorale infernale? Beh sì, vabbè, io intanto mi occupo di altre cose, anche il resto del mondo è nei guai, la crisi energetica colpisce tutti, perfino gli americani, nonostante le leggende che circolano in Italia su un'America che speculerebbe sulle disgrazie degli altri, no, lo shock energetico c'è dappertutto perché l'America ha un'autosufficienza, nel senso che l'energia ce l'abbiamo in casa, ma siccome i prezzi sono mondiali, siccome i produttori di petrolio e di gas americano possono venderli all'Europa o all'Asia, di conseguenza sta costando tutto più caro anche in America, l'inflazione no, americana viaggia al 9%. Noi siamo sotto ricatto di Putin e questa è una cosa che non solo ci angoscia, ma in questi ultimi giorni ha dato degli effetti spaventosi. Io infatti, prima di entrare nel merito della nostra discussione, vi faccio vedere uno spaccato di paese, lo faccio ogni giorno e continuo a farlo perché è la mia vera mission qui, riuscire a dare voce a dei pezzi di paese reale. Vi porto in provincia di Taranto da un gruppo di allevatori. Ludovica stamattina scicchissima, giacca bianca, si è recata in una stalla, brava Ludo, e è con un gruppo di allevatori che ci racconteranno le loro bollette, proprio come hanno fatto ieri le pasticcerie e i negozi di Firenze, perché purtroppo è un male comune. So che ci sono delle cifre di bollette abbastanza impressionanti, vero? Chi è con te quel signore? Così me lo presenti. È Angelo Mirta, il padrone di casa. Noi siamo nell'azienda agricola De Filippi, su un'azienda che si tramanda da tre generazioni. E Angelo mi diceva una situazione come quella attuale, in tre generazioni non l'avevano mai vista. E Angelo, le che sue fa? Bollette che sono fa la tua azienda agricola? Buongiorno. Allora, come diceva Ludovica, è un'azienda storica di tre generazioni. Mio nonno, mio padre, allevatori di vacche da latte, abbiamo coltivazioni di alberi di olivo e viticoltori. Praticamente l'energia elettrica ci serve nelle stalle per la mungitura e per come tutte no. Le fasi di adesso vi faccio vedere, abbiamo anche un impianto di raffrescamento e poi anche per l'olio ti serve, dopo mi ti portiamo nel frantoio. Adesso ora, accendo un attimo perché per fortuna l'agricoltura ormai è molto tecnologizzata e quindi giustamente servono tutta una serie di macchinari fondamentali. Adesso partiranno, sì, ma è fondamentale perché noi dobbiamo comunque sottostare a delle norme comunitarie sul benessere degli animali, quindi è un impianto di raffrescamento. L'aria condizionata, l'ho montato quest'anno. Hanno bisogno. È un'aria condizionata perché gli animali devono avere dei canoni di benessere.
e questo le rende sicuramente più produttive, cioè le mette a loro agio in, con temperature di circa 40 gradi, praticamente l'animale con queste temperature perderebbe peso e soffrirebbe, e tutto va contro le norme del benessere animale. Se di meno si produrrebbe peggio, mi spiegava Angelo. Meno produzione. Però queste, discorso... queste quattro pale che vedi qui in realtà non bastano, mi spiegava Angelo, a rinfrescare tutto l'ambiente, lui dovrebbe montarle anche da questo lato, però ogni giorno queste quattro pale consumano da sole 300 euro, ogni giorno. Cioè mi costano in più, in 300, più 300 euro, perché euro. Rispetto ai consumi dell'anno scorso, il solo utilizzo giornaliero qui. Ma ce l'avete una bolletta dell'anno scorso, una di quest'anno, per farmi capire il livello di aumenti? Ti faccio vedere, ti faccio vedere anche questa, sì, di Gianfranco, che Gianfranco è molto, è molto chiara. Perché ieri, allora, era impressionante. Questo devo è il dire. 2021, Mirta. Questo è il 2021, 2.498 euro, consumi 11.500 kilowattora, okay. Qui 6.400 per gli stessi identici consumi, come puoi vedere. Il problema è che Ludovica, scusami, se... allora, di fronte a questa impennata dei costi di produzione abbiamo anche dati del gasolio che è più che raddoppiato, quindi noi quotidianamente movimentiamo il carro miscelatore che serve per dare il foraggio agli animali, quindi fa una miscela di tutti di tutte le materie prime. Quindi, come dicevo, di fronte all'aumento dei costi, il nostro prodotto finito non è aumentato di pari passo. Certo. L'anno scorso vendevamo il nostro latte a 0,40 centesimi, ora è aumentato massimo, abbiamo 0,60 centesimi. Per cui invece i costi dell'energia sono triplicati e quadruplicati. Assolutamente, abbiamo anche un aumento ingiustificato, poi voi probabilmente c'era stata una speculazione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il mais, che è l'alimento nobile per le vacche, mais e soia, il loro prezzo è triplicato. Angelo, e dimmi quindi, una cosa, secondo te, dove... voi del dimmi. Settore, voi aziende agricole, quanto potete resistere ancora? Perché ormai il problema è questo, cioè oggi il problema è l'urgenza, perché esatto. Tutti hanno più tante ricette, noi, ma domani diciamo, mattina... siamo. Prego. Siamo temprati, noi diciamo che nel nostro lavoro quotidianamente siamo aperti a qualsiasi tipo di imprevisto e quindi l'imprenditore da sé deve contrastare quello che è probabilmente il suo destino. Però ovviamente oggi che io da 100 anni oggi da soli, tu da soli no, ma dico, non ho mai visto una situazione così incredibile con dei prezzi che sono dei costi sproporzionati e dei prezzi di vendita che non giù. Prima per far capire a Mirta appunto un esempio concreto, tu hai qui 25 dipendenti e insomma hai varie attività e già stai pensando di bloccare, di fermare i trattori, perché con dei costi di produzione, dei costi del gasolio così alto, ovviamente per rimettere in moto i trattori, per poter arare i terreni, quindi certo. Affrontare il periodo invernale, che è il periodo in cui noi produciamo i foraggi per il nostro allevamento, significa preparare di nuovi letti di semina, significa riseminare, ma con dei costi così alti sicuramente noi ci fermeremo. Allora rischia di bloccare tutto, ma questo vuol dire anche posti di lavoro che si perdono. Rischiamo. Ovviamente questo è il grande rischio italiano, cioè che da qui al prossimo mese, sì, quindi dentro questa campagna elettorale, non dopo il voto, il paese si fermi. Devo andare in pubblicità, poi ne parliamo con tutti voi, perché insomma credo che l'analisi di tutto questo e le ricette per affrontarlo siano oggi il problema. Tra pochissimo. Allora, Paolo Bianchini, abbiamo parlato tanto di chiusure, dei problemi del Covid, siamo passati da un'emergenza all'altra, mi sembra che di nuovo il paese è in una grandissima difficoltà. Appunto, stavo parlando del break con questi imprenditori agricoli, ognuno mi diceva che si rischia davvero che si blocchi tutto, che questo porti indietro le nostre economie, che alcune aziende, le più piccole, le più fragili, tra virgolette, addirittura vengono spazzate via in questa fase. Allora, Mirta, tante volte ho parlato di penetrazione delle multinazionali a discapito della ristorazione italiana e del sistema turismo. Ahimè, non parlavo a vanvera, lanciavo un allarme rispetto a una logica del mercato che è quella del più forte che prevale sul più debole. Il piccolo ristoratore non ha la capacità di tenere oggi un'azienda in piedi
rispetto a lavorare in perdita. Noi stiamo lavorando in perdita perché è tutto un meccanismo a ribasso che si è innescato sul fatto che se gli italiani hanno meno potere d'acquisto in tasca con l'inflazione, noi non possiamo vendere un piatto di pasta a delle cifre, certo, esagerate. Esattamente come dicevo loro del latte piuttosto esattamente. Che del, il latte è arrivato dell'olio. A 2 euro al litro. Qui stiamo di fronte evidentemente a una speculazione enorme che c'è, e lo dobbiamo dire rispetto a chi ha tanti denari in mano, che sta comprando intere fette dell'industria italiana, dell'agroalimentare in particolare, a discapito appunto degli imprenditori stessi. Quello che avete fatto vedere adesso dalla Puglia non è né più né meno che il risultato di quello che io ho detto qui per 2 anni. Sono 2 anni che dico che l'impresa piccola e libera italiana deve essere cancellata e sostituita dai grandi capitali. È quello che sta avvenendo anche sull'energia, perché ad Amsterdam, che sapete bene è la sede della quotazione dell'energia, sta avvenendo che cosa? Sta avvenendo che siccome il prezzo del gas si basa sui future, cioè sulla previsione da qui a 2-3 mesi di quello che sarà il prezzo del gas in funzione di quello che è naturalmente il contesto, oggi noi stiamo pagando un prezzo non reale, e stiamo pagando un prezzo in funzione di quello che sarà un'azione di Putin tra qualche mese, e nel frattempo noi invece di parlare di pace continuiamo. Ma ieri abbiamo detto Putin, ieri Pesco ha dato una dichiarazione più chiara di così: se non levate le sanzioni non vi mandiamo il gas. Ma è naturale, perché le sanzioni le stiamo pagando noi ad una persona come Putin, che sta, dal suo punto di vista, non sto dicendo né che sbaglia né che fa bene, ma dal suo punto di vista, inasprendo sempre di più il flusso del gas nei nostri confronti, invece di farlo ragionare sul tema della pace, continuiamo a dargli calci. Lui dice quello ragiona Putin. Allora, ho capito, ma se nessuno ci prova. Rampini, che dici? Cioè, c'è un tema di speculazione che va oltre il tema in sé, cioè il grande ricatto di Vladimir Putin all'Europa. Sì, premesso che far ragionare Putin sulla pace ci abbiamo provato, ricordiamoci che ci sono stati tanti tentativi di mediazione, a cominciare, ormai sembra quasi preistoria di questa guerra, ma i vari tentativi di Emmanuel Macron quando era non solo come presidente no, francese, ma nella infinite. Sua veste... Allora nella sua veste di presidente di turno dell'Unione Europea, quindi non è vero che non ci siano stati tentativi, è che siamo di fronte a un leader che vuole la guerra, non vuole la pace. Detto questo, sì, il tema della speculazione è un tema molto reale, della speculazione finanziaria, e mi riferisco in modo molto specifico alle due borse, perché ci sono due borse che in questo momento sono il centro delle fiammate dei prezzi, che sono largamente legati a scambi di titoli finanziari derivati come i futures. Sono la borsa di Amsterdam, TTF, borsa dei futures del gas, e la borsa di Lipsia, che invece è la borsa dell'energia elettrica. Sono due borse piccole, nel senso che il volume degli scambi non riflette la gigantesca dimensione del mercato dell'energia, non sono assolutamente proporzionali alle quantità di gas che viene scambiato, alla domanda e all'offerta nell'economia reale. Questo vale anche per l'energia elettrica scambiata a Lipsia, e quindi sono facilmente manipolabili dalla speculazione finanziaria. Attenzione, perché quando diciamo speculazione finanziaria vengono in mente gli hedge fund occidentali, vengono in mente i colossi della finanza di Wall Street. Non dobbiamo escludere che questa speculazione finanziaria la operi anche Mosca, cioè che ci siano, visto che tra l'altro bastano pochi capitali per creare dei movimenti dei prezzi enormi, gas, che ci siano si mette pure a speculare contro di noi, che ci siano dei soggetti russi che in questo momento stanno soffiando sul fuoco. Mancano degli interventi adeguati di autorità di vigilanza europee, perché non si può, visto che il mercato di Amsterdam determina prezzi del gas per paesi che vanno ben oltre l'Olanda, allora, il mercato di Lipsia. Sono un po' in ritardo, non è pubblicità, torno subito, Federico, vedo anche che il MAS sta scalpitando, naturalmente vuole dire la sua, certamente c'è un tema grossissimo, quello che appunto, la Russia in questo momento ha una serie di leve per farci del male. Pubblicità, torniamo subito con voi. Allora,
Renato Paolo sotto corona con oggi una giornata perfetta, guarda là, quel grigio per sotto corona vuol dire bel tempo, ricordiamolo. Allora, giornata stupenda, ma sta piovendo in Sardegna però, cioè diamo a Cesare quel che è di Cesare. Però in realtà la previsione per la giornata di oggi vede scomparire queste piogge in Sardegna, sì il grigio di qualche nuvola, al centro e al sud non c'è nulla, sulle zone alpine qualche pioggia nel pomeriggio, ma questo è un po' normale. Vediamo domani, ancora sul limite della normalità, ma sulle zone alpine di piogge ce ne sono di più. In qualche zona troviamo quelle macchie rosse che sono temporali, quindi precipitazioni molto abbondanti. Deboli quelle che arrivano sulle zone del centro, un po' di grigio, e al sud appena qualche piccola traccia. Poi nella giornata di giovedì si chiarisce il quadro. Maltempo al nord, al centro, non molto intenso mediamente, però guardate le zone in rosso, per esempio sul Friuli Venezia Giulia, sulle coste del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, temporali forti, tipici della fine dell'estate. Piogge deboli al centro, invece il sud ancora con situazione abbastanza tranquilla. Domani ti faccio vedere una foto. Va bene, domani aspetto la tua foto. Allora, caro Cremaschi, voglio arrivare da lei ovviamente, anche perché è stato oggi di una bravura, sono veramente molto colpita dalla sua carineria oggi che non ha mai interrotto. Però le devo far vedere una cosa, perché lei è un uomo di lotta e abbiamo raccontato tante piazze ultimamente, dai Novax agli agguerriti pacifisti, e queste piazze oggi per chi votano? Guardiamo e poi sentiamo Cremaschi. Come ben sapete, la nostra lotta è iniziata in ottobre. Siamo in tantissimi e questa cosa loro la devo capire a casa. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. Nel momento in cui io entrerò nel Parlamento, aspettatevi delle sorprese. Peccato che il Green Pass italiano sia assolutamente illegittimo. Mi candido con Italexit, abbiamo lottato, non abbiamo ceduto ai ricatti. Una guerra civile che è iniziata nel 2014 e che io ho raccontato e che lei immagino non abbia visto, io ho visto con i miei occhi. Allora Cremaxi, per chi votano oggi gli arrabbiati secondo lei? Io spero che votino per l'Unione Popolare perché ovviamente la sostengo e poi perché penso che abbiamo il programma più coerente e rigoroso contro il sistema che ci sta governando. Però mi permetta allora di intervenire in quella piazza, cioè lei lo sa che le cose si confondono molto. Ho capito, ma noi non siamo di destra e siccome siamo però contro le multinazionali, gli affari e la guerra, mi auguro che si premi questa nostra coerenza, anche perché noi lo siamo dal primo giorno, anche da prima. Però mi permetta di dire, io ho sentito prima la discussione e vorrei dire qualcosa su questo, perché ho sentito Rampini e devo dire che io sulle tesi di Rampini, non politiche ovviamente, non sono d'accordo, ma leggo sempre con interesse i suoi libri perché imparo delle cose anche da usare contro le sue tesi. Beh, meraviglia, allora, Noi usiamo oggi una parola che si chiama speculazione, ma non è una speculazione, cioè, voglio dire, ce lo spiegava prima anche appunto Rampini, cioè è il mercato globale che investe finanziariamente sui prezzi delle materie prime, perché le materie prime oggi vengono vendute sui mercati esattamente come se fossero altri beni di qualsiasi cosa, ecco. come le case prima della grande crisi del 2008, cioè c'è una speculazione che in realtà non è speculazione degli speculatori, è la finanza, lo spiega oggi anche il Corriere della Sera, un collega di Rampini, Fubini, cioè ci sono gli algoritmi, c'è un sistema di mercato delle borse che
sulla base di quelle che sono le previsioni decide. Cioè lei mi sta dicendo, allora, la finanza è fatta, è pensata per fregare i poveri e... No, mi faccia dire, non sto dicendo una cosa così banale, è ovvio che alla fine i poveri ci rimettono, scusi, e i ricchi ci guadagnano, questo è evidente. Però questa speculazione fa un'altra cosa, investe sulla continuazione della guerra, questa è la sostanza. Cioè, questa la speculazione può investire al ribasso, se pensa, per capirci, quando ci fu il crollo dei prezzi delle case negli Stati Uniti, la speculazione investì. Quindi la speculazione conviene oggi, che Putin continui a dare i numeri? La speculazione conviene che tutti continuino a dare i numeri, mi permetta, perché quando Draghi dice... che aiuterà, mi faccia dire, però non ho interrotto, quindi non vorrei essere interrotto. Quando Draghi dice che aiuterà l'Ucraina a invadere, a riconquistare l'Ucraina, che è un messaggio di guerra, non di pace, possiamo giudicarlo come si vuole, ma è un messaggio di guerra, è chiaro che la speculazione dice, ah bene, allora tiriamo sul prezzo del gas, ma sia a Mosca che a New York, che in Arabia Saudita, la speculazione è unita, cioè, ecco, quindi se vogliamo affrontare questa cosa e non fare dei bla 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 politici, dobbiamo porci due problemi, due, non 50. Uno, ovviamente, riaprire i canali della pace, perché basterebbe, io non dico la pace, se ci fosse oggi l'apertura di un tavolo di pace, ci sarebbe il crollo dei prezzi del gas. Non c'è dubbio di questo. Lo sappiamo tutti. La seconda è riportare l'energia e i beni comuni nella proprietà pubblica, nello Stato. Allora, faccio rispondere nobili. Riportarli alla proprietà pubblica, al controllo pubblico, intanto subito con prezzi amministrati, allora, impedendo che le bollette vadano a quei livelli. Va ma bene, poi vedo sottrarre che... i beni comuni. Vede, se noi siamo sulla strada, per cui tra breve anche l'acqua farà così, Cioè noi diciamo che adesso parliamo del gas, dell'elettricità. Guarda, se andiamo avanti su questa strada, la guarda con un'aria però molto benevola, come a dire il buon vecchio mondo. Questo sta pensando Rampini. Sì, no, no, è nuovo, esatto. È il nuovo mondo. No. Quello vecchio è quello che sta fallendo adesso. L'energia questo è già è il nuovo mondo. Allora, sento rimanere poi sento anche Rampini. Su cui non ci sono soluzioni. È quello che sta crollando adesso. Il nuovo mondo ripristina il pubblico, perché il privato è fallito. Quello che sta lui parlava dell'acqua, quello che sta fallendo in Italia, per esempio, la gestione pubblica dell'acqua, le nostre reti sono un colabrodo, noi perdiamo e ne avremo molto bisogno, perché ci sono impianti e non si investe, si aspetta di c'è stato un referendum l'acqua. Che ha stabilito che non si può remunerare l'investimento, non so se lo ricorda, e questo provoca reti colabrodo dell'acqua in tutta Italia. Comunque, senza soffermarci sullo specifico, Rampini, invece i libri di Rampini io li consiglio, in particolare Suicidio Occidentale, l'ultimo per me è un manifesto politico che consiglio, di cui consiglio a tutti la lettura. Ma al di là di questo, diciamo gli arrabbiati, e quando parliamo degli arrabbiati siamo tutti portati a raccontare l'Italia che va in piazza, i Novax, gli estremisti, le manifestazioni. Io credo che in questo momento in Italia ci siano intanto tante famiglie, tanti artigiani, tanti imprenditori arrabbiati, avete visto, abbiamo visto quei collegamenti. Gli allevatori sono molto calmi. Ieri sera abbiamo fatto la arrabbiati. Presentazione dei candidati del Terzo Polo, alla fine... siamo stati a cena, il ristoratore mi ha portato le bollette, luglio 2021 2.800 euro, luglio 2022 12.000 euro, quindi questo è il parametro più dell'affitto del locale. Ovviamente sono condizioni insostenibili per chi fa impresa. Però io credo che ci sia un'Italia seria, per bene, che al di là delle chiacchiere da campagna elettorale sia arrabbiata con chi, in una situazione in cui abbiamo una guerra in Europa, un'emergenza energetica clamorosa, un'emergenza alimentare, se ne parlava prima, c'è una speculazione molto forte anche da quel punto di vista. Ha fatto cascare Draghi. Ha fatto cascare il governo Draghi. Si chiamano Conte, Berlusconi e Salvini. Questo gli italiani seri lo sanno, e io credo che da questo punto di vista chi ha preso, si è preso questa responsabilità di togliere l'italiano più autorevole del mondo nel momento in cui continua a ottenere risultati, perché poi... è anche molto divertente che gli stessi che quando Draghi lavora su ITA
per privatizzarla e toglierla dalla statalizzazione, dicono giù le mani, non può farlo. Quando Draghi vuole portare avanti il DDL però concorrenza, vogliono che sul gas giù le mani, gli hanno tolto la fiducia, però sul gas se ne occupi lui. E se ne sta occupando. Venerdì c'è un Consiglio europeo straordinario dove la proposta di Mario Draghi, lanciata a Versailles a marzo, non ieri, sono i tempi dell'Europa. Ma Mario Draghi, se incrociamo le dita, se come tutto fa pensare, le parole della von der Leyen, quelle di Scholz, quelle di Macron, se si arriva a un accordo sul tetto europeo del gas, che è un pezzo della soluzione di questo problema, insieme ci vogliono sostegni alle imprese e alle famiglie, e il governo lo ha già fatto e lo sta facendo, ci vogliono gli impianti che tutti i signori delle accozzaglie di destra e di sinistra, trivelle, rigassificatori, termovalorizzatori, noi domani facciamo una grande giornata del no al NIMBY come terzo polo, Calenda sarà più NIMBY, not in my backyard, esatto. Sarebbe tutti quelli che dicono sì, perfetto, facciamo il termovalorizzatore ma a casa di qualcun altro. Facciamo il gasificatore, ma a casa di altri, già, no? Renzi sarà a Brescia, al termovalorizzatore di Brescia, Calenda sarà a Piombino per dire sì al rigassificatore. Opere che hanno bloccato tutti. Allora, noi seguiamo, anni. Però scusate, devo tornare da Rampini anche da Bianchini, però vorrei ripassare dai miei allevatori, perché mi sono detto una cosa meravigliosa, il loro olio. Fatemi vedere l'olio pugliese, che è una meraviglia. Sì, Mirta, esatto, questa è la macchina per fare l'olio, la molitura, ed è interessante perché in questa stanza, ti facciamo vedere un attimo la stanza, solo in questa stanza ci sono circa 15 motori che quando inizia la molitura, quindi ad ottobre, tra pochissimo, sono accesi giorno e notte, e ce ne sono tanti, guarda, uno, due, questa macchina da sola ne ha altri tre, quella dietro ne ha altri quattro, quindi insomma, consumeranno un bel capire, po', immagino, anche giorno solo e notte. In questa stanza c'è, esatto. C'è un consumo enorme. Ci tenevo a farti parlare anche con Vincenzo, oltre ad Angelo e agli altri colleghi, perché Vincenzo, prima parlavamo anche delle conseguenze immediate che ci sono da questi aumenti di costi, e Vincenzo mi spiegava ieri che lui ha già in qualche modo bloccato parte della sua coltivazione, allora, di alcuni vigneti. Ciao Mirta, io sono un produttore di uva da tavola di Grottaglie, qui ci sono altri produttori di uva da tavola di Grottaglie, noi abbiamo iniziato a svellere i vigneti perché non vale più la pena produrre uva da tavola. Il costo dell'uva da tavola è passato da 50 a 80 a 90 centesimi al chilo, e noi la vendiamo oramai a 50-60 centesimi, quindi non ha più senso produrre. Non abbiamo nessuna alternativa, tutti i costi sono aumentati del 30-40%, l'energia elettrica è aumentata del 300%, quindi non abbiamo più i numeri, cioè, Vincenzo, per capirci, ti pagano sempre di meno il prodotto e i costi sono sempre più alti, quindi non ci state più dentro. No, assolutamente no, è un'economia di guerra, sono numeri da economia di guerra, è chiaro che fin quando non si risolve la questione ucraina per noi non c'è speranza, nessuna azienda in Italia può continuare a produrre con questi numeri, è inutile. Se voi ci chiedete che cosa deve fare la politica è risolvere questo problema fondamentale e poi vedere con una serie di aiuti di calmierare un po' i costi, il costo dell'energia elettrica, le accise sul gasolio agricolo. Questo mito ovviamente ha delle conseguenze anche sui dipendenti ed è importante perché loro ci tengono a questo dato, loro sono la prima regione in Italia per impiego nel settore dell'agricoltura. Noi abbiamo in Puglia 35.000 ettari di uva da tavola, che è un comparto che vale più o meno 30.000 euro ad ettaro. E quindi un mi stai dicendo che si ripercuoterà sul lavoro, rimarrà gente senza lavoro, breve. Migliaia di occupati che si ritroveranno dall'oggi al domani a casa. Io personalmente sicuramente ridurrò di un 30% la mia forza occupazionale, come me tanti altri, quindi ci aspettiamo davvero una bella risposta dalla politica, o è finita, possiamo chiudere? Allora Federico, sì, mi sembra tutto molto urgente, certo, forse sì. Draghi effettivamente, nonostante tutto quello che è accaduto, dovrebbe muoversi lui subito, perché ho la sensazione che non si possa aspettare tutto il tempo della politica, le elezioni, il nuovo governo che si insedia. Sì, no, Draghi deve muoversi subito, c'è un Consiglio europeo questo venerdì che è molto importante per parlare del tetto al prezzo del gas. Fammi fare prima un breve riepilogo di dove siamo noi. Io ho cominciato l'altro intervento parlando di due borse
Amsterdam e Lipsia, che sono due borse molto opache che vanno messe sotto un controllo stringente di autorità europee. Questa è una emergenza, perché lì ci sono delle manovre speculative molto gravi e molto nefaste per tutti noi. Detto questo, ridurre il problema energetico alla sola speculazione finanziaria è sbagliato. Perché? Perché noi siamo in un ciclo ventennale di aumento dei costi delle materie prime, tutte, energia, metalli, minerali, derrate agroalimentari, che è trainato dalla domanda cinese. Questo è un dato strutturale di fondo. La Cina ha aumentato 6 volte in 20 anni i suoi consumi di energia. Questo è il dato strutturale di fondo che non dipende da noi. È un evento della storia umana che non ha precedenti, quando una nazione di 1.400.000.000 di abitanti fa un balzo di sviluppo economico di quelle dimensioni. Dietro la Cina c'è l'India. Tra Cina e India sono i veri motori di questa inflazione, che è un ciclo ventennale. La guerra in Ucraina e il ricatto di Putin sull'energia è solo l'ultimissimo episodio di una storia cominciata molto prima, che ha avuto delle interruzioni che sono state la recessione del 2008, la recessione pandemia del 2020, il boom Federico, di produzione. Purtroppo ti devo fermare, però hai detto una cosa molto importante: non dimentichiamo il quadro generale, non dimentichiamo dove sta andando il mondo, non dimentichiamo i macro fenomeni. Esatto, dove sta andando il mondo? Sì. Dove sta andando? E che le nostre multinazionali non contano come crede Cremaschi. Cremaschi, scusa, non mi interrompere perché io non ti ho interrotto. Allora, le multinazionali occidentali dominavano l'energia negli anni 60 e negli anni 70. Oggi l'energia è di Stato. L'energia nel mondo, apriamo gli occhi, Aramco, Arabia Saudita, tutti gli stati del Golfo Persico sono enti di Stato. La Rosneft e la Gazprom di Putin, noi non abbiamo gli enti Venezuela e Messico, l'energia più è già in mano allo Stato, solo che non è il nostro Stato, sono gli stati degli altri. Devo correre in pubblicità, perdonatemi, sono proprio ritardissimo, faccio fare una battuta a Bianchini quando rientro. Pubblicità di corsa, scusate. Ho finito il tempo, però Bianchini non mi ha detto delle piazze. Per chi vota le piazze arrabbiate? L'abbiamo visto prima. Gianluigi Paragone ha dato voce, oltre al sottoscritto, anche ad altre piazze. Abbiamo visto l'annuncio a Schirirò, abbiamo visto Stefano Puzzer, a tutte quelle piazze che si sono rifiutate di avere un'imposizione rispetto a una coscienza critica in un momento particolare, quello che è stato dalla pandemia. E in un momento come questo, evidentemente, dare voce a quelle piazze significa rappresentare un disagio che sarà quello degli agricoltori del futuro, perché quelle stesse piazze saranno alimentate e animate dagli agricoltori che chiuderanno le aziende. Ma gli agricoltori sono vaccinati tranquilli. Ma non è questione di vaccino, è questione di economia. Noi parlavamo di economia perché noi abbiamo avuto le peggiori restrizioni con i peggiori risultati in termini economici e in termini umani. Allora, devo correre. Sabato eravamo a Trieste con quelli della Varsila, voglio ricordarlo, mi permetto. Un secondo solo prima della pubblicità. Perché la Varsila è una multinazionale che sta chiudendo a Trieste, 800 persone in mezzo a una strada, e voglio ricordarla perché, a proposito di pubblico e privato, lì la fabbrica chiude perché la multinazionale non è che delocalizza in Vietnam. Allora, ci siamo riporto stati due volte in questa azienda in a Trieste, perché lei lo sa. Perché interviene lo Stato. Abbiamo idee diverse, caro Cremaschi, in molti casi, ma io non lascio mai sola un'azienda in difficoltà, mi conosce. Corriamo in pubblicità, ringrazio tutti voi. Federico, torna a trovarmi presto, anche tutti voi. A domattina, ciao. Grazie.